2744 metri. C'era il rischio che non si potesse... Il suo primo anno da professionisti, tra i professionisti, primo Giro d'Italia dunque per Giulio Ciccone, può essere anche una scelta comprensibile, no? Quella di non farlo ripartire oggi. Ho letto il comunicato della Bardiani CSF, problemi intestinali per lui, da qualche giorno convive con questo enorme fastidio, chi va in bicicletta chiaramente ha bisogno di essere integro nelle proprie energie, soprattutto dal punto di vista della salute, quindi il medico sociale ha deciso di fermare Giulio Ciccone, per lui comunque un Giro d'Italia direi più che positivo con la vittoria di Sestola. E queste appunto sono le immagini registrate della prima parte di gara, verso subito dopo il chilometro zero sono cominciati gli scatti, il primo è stato di Riccardo Zoidel, austriaco della Trek Segafredo, ancora poi con la Tinkov nelle prime posizioni, vediamo pronto ad inserirsi in un eventuale tentativo di fuga anche Daniel Oss, con un grande lavoro anche da parte della Astana, Silvio. Sì, la Astana che probabilmente, ecco, non lo vediamo, ma a un certo punto in fuga è andato Kangert, l'estone della formazione kazaka. Questo, non so, anche un dato, insomma, se volete commentarlo da studio, ci si attende un colpo d'ala da parte di Vincenzo Nibali, che ho occupa la quarta posizione in classifica generale, sono poche le possibilità che possa rientrare in classifica per la vittoria di questo giro, però una vittoria di tappa tra oggi e domani sarebbe veramente un fattore importante, soprattutto per lui. Ecco, questo atteggiamento della Astana con il mandare in fuga Kangert, che comunque poi è stato ripreso, potrebbe significare da parte della formazione kazaka la volontà fin dal Colle dell'Agnello di provare a inventarsi qualcosa. Ultimissimo aggiornamento, 15 secondi il vantaggio di Johan Van Zyl della Dimension Data Group, alle sue spalle compatto. Stiamo arrivando al secondo traguardo volante, quello di Sampeira. Ti, Alessandra. Grazie Francesco, il giro non è finito, il Giro d'Italia non è finito, oggi ci saranno delle sorprese così come ci saranno domani. Una sorpresa non c'è, cioè quella che Stefano Garzelli è andato a provare la tappa insieme con Andrea De Luca, che ha curato questa ricognizione. Il montaggio è di Stefano Pedacci, le immagini straordinarie di Giorgio Viana, vediamo. Tappa caratterizzata dalla cima Coppi di questo Giro d'Italia, il Colle dell'Agnello. Tappa con arrivo in territorio francese, la corsa si deciderà sulle rampe di Risoul, andiamo a scoprire questa salita già effettuata al Tour de France 2 anni fa. Già transitati dunque anche dall'altro traguardo volante, quello di Sampeira, dove è transitato per primo Ulissi davanti a Bis e Monfort, e subito dopo il traguardo volante è partito un gruppo, il gruppo si è spezzato in due, adesso sono in 28 al comando ed hanno un vantaggio di 1,45 nei confronti del gruppo della Maglia Rosa. È interessante notare come all'interno di questo gruppo al comando, oltre a Diego Ulissi, c'è anche Moreno Moser, beffato ieri sul traguardo di Pinerolo, e ci sono anche due uomini della Astana, sono Kozataev e Scarponi, insieme a loro tre uomini della Movistar, Errada Lopez, Rojas e Sutherland, e c'è anche Damiano Cunego che ha la maglia azzurra, il leader della classifica riservata agli scalatori. Queste sono le prime immagini che arrivano in diretta alla gara. Te, Alessandro. Queste sono le prime immagini della diretta, però Francesco, ci tenevo a tranquillizzare i nostri telespettatori, visto che ci fermiamo tra un minuto per le news, che noi la scalata del Colle dell'Agnello la seguiremo integralmente, giusto? Perché sapete che io con i conti sono un po', come dire, ho bisogno del pallottoliere, senza di voi non vado lontano, mi confermate questo? Sì, allora il gruppo sta arrivando a Castel Delfino, dove comincia formalmente la salita verso il Gran Premio della Montagna. Perfetto, quindi siamo nei tempi, se ci fermiamo per dare il notiziario tra pochissimo, tra 30 secondi ci fermiamo, poi torneremo qui tra 5-6 minuti da Francesco Pancani e da Silvio Martinello e seguiremo insieme con loro la scalata del Colle dell'Agnello. Grazie ai miei ospiti, grazie a Beppe Conti, grazie a Stefano Garzelli, ci vediamo tra poco, le news e poi il Colle dell'Agnello. Poi Francesco. Eccoci Alessandra, allora siamo con una situazione che si sta evolvendo, perché dal gruppo di 28 attaccanti sono usciti in 6. Si tratta di Diego Ulissi, si tratta di Maxime Monfort, di Rojas della Movistar, di Egor Silin della Katiusha, di Lopez Garcia del Team Sky, che hanno un vantaggio in questo momento di 28 secondi sui gli altri 22 del gruppo di 28 che si è avvantaggiato prima di iniziare la lunga scalata verso il Colle dell'Agnello,
3 minuti il vantaggio sul gruppo Maglia Rosa condotto dalla formazione della Maglia Rosa di Steven Kreuzweg, vale a dire la Lotto Enel Jumbo. Gruppo che si è spezzato, appunto c'è stato questo primo attacco subito dopo il traguardo volante di Sampeire, dove ricordiamolo era transitato per primo Diego Ulissi davanti a Marcel Abyss e Maxime Monfort. Dunque si sono già disputati i due traguardi volanti di oggi, quello di Piasco e quello appunto di Sampeire. Ricordiamo anche le varie classifiche: maglia rosa ovviamente per Steven Kreuzweg, maglia rossa per Giacomo Nuzzolo, maglia azzurra per Damiano Cunego, la maglia bianca saldamente sulle spalle di Bob Jungels, il lussemburghese della Ethics Quickstep, che con 3 uomini ha vestito la maglia rosa, con 3 uomini ha vinto invece tappe a questo Giro d'Italia. Eccole le immagini del gruppo della maglia rosa guidato appunto dai compagni di squadra di Steven Kreuzweg. Salita lunghissima questa verso la Cima Coppi, istituita nel 1965, Cima Coppi a quota 2744 metri, il Colle dell'Agnello, mentre vediamo che gli altri uomini che si erano staccati dal gruppo principale dopo il traguardo volante di Sampere si stanno riportando sui 6 che avevano allungato. La situazione è assolutamente tranquilla per la maglia rosa. Il meglio piazzato in classifica generale tra i 28 che fanno parte della testa della corsa è Hubert Dupont, 22 minuti e 30 il suo ritardo in classifica, occupa la 14ª posizione della classifica generale a 22 minuti e 30 dalla maglia rosa di Steven Kreuzweg, che abbiamo visto un attimo fa inquadrato, circondato dai suoi compagni di squadra che stanno facendo un lavoro regolare, salendo, affrontando i primi chilometri di salita verso il Colle dell'Agnello. L'obiettivo per loro è naturalmente quello di rimanere compatti il più possibile. Vedete che l'andatura è regolare, tranquilla, non ci sono corridori che stanno soffrendo nelle prime posizioni. Logico attendersi che tra qualche chilometro, da parte della Movistar, da parte della Orica Green Edge e anche da parte della Stana, ci possa essere qualche sollecitazione all'andatura per cercare intanto un primo obiettivo, quello di isolare la maglia rosa di Steven Kreuzweg. 43.400 intanto arriva il dato relativo alla media oraria dopo la seconda ora di corsa. Allora vediamo la composizione di questo gruppo al comando, con Dupont, che come ricordava Silvio quello messo meglio in classifica generale, Montaguti, questi sono i due uomini della Gdeser, due uomini per l'Astana, sono Kozataev e Scarponi, poi Pirazzi della Bardiani CSF, Cardoso e Moser, bravissimo Moreno Moser che è stato in fuga tutto il giorno ieri, in fuga all'attacco anche oggi sulle prime rampe del Colle dell'Agnello della Cannondale, poi Van Zyl della Dimension Data, Carlos Verona della Ethics Quickstep, troviamo poi Denifl e Viss della Yam, Ulissi della Lampre Merida, fino a poco fa erano in due quelli della Lotto Soudal, Monfort che è ancora davanti e Tim Wellens che invece sta perdendo contatto, tre uomini addirittura per la Movistar sono Errada Lopez, Rocas e Sutherland, sta perdendo contatto anche Damiano Cunego dal gruppetto al comando, Plaza Molina della Orica Green Edge, Preidler della Giant Alpecin, per la Katyusha due uomini, Kuznetsov e Silin, per la Sky addirittura sono in quattro Boswell, Lopez Garcia, Roche e anche Michel Nieve. Ricordiamolo, Michel Nieve, vincitore della tappa friulana di Cividale del Friuli. Infine i due della Tinkoff, che sono Hernandez e Petrov. Questa la composizione del gruppetto al comando. La corsa ha già superato i due traguardi volanti che sono in programma in questa tappa. Il primo fissato a Piasco, in provincia di Cuneo, la partenza da Pinerolo, provincia di Torino, poi si entra in provincia di Cuneo fino alla sommità del Colle dell'Agnello per poi sconfinare in territorio francese nel dipartimento delle Hautes-Alpes, dove poi ci sarà l'arrivo anche qui, 1850 metri di Risul. Il primo traguardo volante che è stato conquistato, quello di Piasco, da Carlos Verona davanti a Denifla, Lafaci, Modolo e Nizzolo. Il secondo traguardo volante a Sampeir da Diego Ulissi. In seconda posizione Viss, Monfort, Preidler e Moreno Moser. Ecco, dopo il secondo traguardo volante di Sampeir, in contropiede è andato via questo gruppo di 28 che ora sta pedalando, affrontando i primi chilometri della salita verso la Cima Coppi di questa edizione del Giro, il Colle dell'Agnello, con un vantaggio che supera di poco i 4 minuti sul gruppo Maglia Rosa.
Abbiamo visto poco fa anche la cartolina di Samper e ne approfittiamo anche per ringraziare questo comune per i permessi di accesso straordinari dati ai mezzi della nostra seconda ricezione. Sconfinamento in Francia dunque, sarà proprio il Colle dell'Agnello che delimiterà il confine italiano di questo giro e il passaggio in Francia appunto nel dipartimento delle Hautes-Alpes. Denifle e Viss sono i due uomini della Yam che adesso stanno facendo il ritmo in testa al gruppetto che sta affrontando la salita del Colle dell'Agnello, salita lunga abbiamo detto, 21 km e 300 metri formalmente, perché poi dobbiamo pensare Silvio che anche l'ultima parte della Val Varaita comunque è sempre in costante ascesa. Formalmente parte a Castel Delfino la salita? Formalmente si parte a Castel Delfino, salita lunghissima, quindi attenzione nell'affrontarla con il giusto rispetto, perché ci sarà un altissimo consumo calorico. Per quasi un'ora si pedalerà dai 1800 ai 2744 metri di altitudine, quindi la necessità di gestire in modo corretto uno sforzo per atleti che sono per cui la stanchezza ormai è a livelli quasi di intollerabili, perché finora hanno corso veramente ad altissima velocità, anche oggi pensate la media della prima ora oltre 50 orari, 50 e 300 per l'esattezza, quindi una tappa, una di quelle tappe in cui veramente può accadere di tutto, al netto di quello che abbiamo vissuto finora, cioè una maglia rosa saldamente sulle spalle di Steven Kruijswijk, che ha dimostrato in salita di essere assolutamente il migliore fino a questo momento. La sua squadra ne è consapevole, non è certamente una squadra su cui fare grosso affidamento. Enrico Battaglin, ieri straordinario, è l'unico che in salita riesce a rimanere con la maglia rosa, ecco tutte situazioni che obbligano i rivali di Steven Kruijswijk oggi e domani a cercare di rovesciare questa situazione che si è creata e che per ora è decisamente solida per quanto riguarda le ambizioni di Steven Kruijswijk. Cercando di analizzare l'aspetto anche tattico di questa tappa per come si sta sviluppando, Silvio, allora la presenza, intanto qua stiamo vedendo il lago artificiale di Castello che è stato realizzato nel 1942. Che serve anche per alimentare la centrale elettrica dal lago di Pontechianale. Questa zona, come ci mostra anche, come ci evidenzia anche la nostra grafica, c'è il Bosco dell'Alevé, che è la più grande estensione di pini cembri d'Italia, con 825 ettari. Allora, stavo dicendo Silvio, cercando di interpretare da un punto di vista tattico, la presenza in questo gruppo al comando di ben tre uomini della Movistar, e sono Errada Lopez, Rocas e Sutherland, due della Astana, Kozataev e Scarponi, anche se Kozataev adesso ha perso contatto, dunque è rimasto Scarponi davanti, e c'è anche un uomo della Orica Greenedge, la formazione di Esteban Chavez, in pratica l'unico che, semplificando il concetto, va in salita, vale a dire Plaza Molina. Cosa può significare questo? Ma può significare, a mio avviso, e credo che sia una lettura abbastanza prevedibile, che da parte dei tre che sono immediatamente alle spalle di Steven Kruijswijk, Chavez, Valverde e Vincenzo Nibali, c'è la volontà di provare a rovesciare la situazione. Ecco che hanno mandato in avanscoperta dei loro compagni di squadra, ed ecco che molto probabilmente tra qualche chilometro assisteremo ad una sollecitazione dell'andatura nel gruppo Maglia Rosa per cercare intanto di isolarlo e poi nella speranza, insomma, di pescare la Maglia Rosa in una situazione di difficoltà, cosa che finora non ha mai avuto, anzi si è sempre dimostrato molto pronto anche dal punto di vista psicologico ad avere atteggiamenti molto disinvolti e molto sicuri, che in qualche modo inibiscono anche, diciamo così, il tentativo degli avversari di tentare qualcosa di più. Ecco, mi aspetto questa situazione perché altrimenti avrebbe poco senso. Tra l'altro l'Astana ha messo davanti il suo migliore uomo in salita in questo momento, Michele Scarponi, ragazzo inossidabile, di grande esperienza e sorretto da una grandissima condizione. Ecco che potrebbe essere un giusto trampolino di lancio per un eventuale attacco di Vincenzo Nibali. La stessa cosa dicasi di Alejandro Valverde, anche se
conosciamo la sua difficoltà quando si pedala in altitudine, e poi si arriva a Risul che, come ricorderai, nel 2014 fu la prima giornata storta in quel tour da parte di Alejandro Valverde, che era l'ultimo avversario di Vincenzo Nibali, che al termine di quella giornata scivolò ad oltre 4 minuti di ritardo in classifica generale a Vincenzo Nibali, che vestiva già il giallo. Giornata che incoronò a Risul Rafa Omaika proprio davanti a Vincenzo Nibali, che arrivò insieme a Jean-Christophe Perrault, poi terzo e quarto furono Pinot e Bardet. Abbiamo visto anche i dati statistici di questa salita, che supera un dislivello di 1452 metri. Ma adesso andiamo per un primo collegamento dal vivo della corsa con Gianfranco Benincasa, che è insieme agli uomini al comando. Gianfranco, ben ritrovato a te. Ben ritrovati a voi, ben ritrovati a tutti i gentili telespettatori. Siamo davanti al gruppetto di 28 ciclisti che stanno comandando la corsa in questo momento, molto attiva la Movistar, anche la Sky e anche la Yam Cycling. Siamo nel punto di ristoro, in questo momento ci sono 16 gradi e la media dei 28 intorno ai 18 km orari. Qui le rampe tornano a salire dopo che vicino al tratto in pianura, dove la velocità era aumentata. A voi. Sono già diversi corridori che hanno perso contatto dal gruppetto al comando, perché abbiamo detto Kozataev, poi anche Vellens con Kuznetsov e Petrov. Questi uomini hanno perso contatto dal gruppo al comando. A un minuto dai battistrada viene segnalato Damiano Cunego. Damiano Cunego che aveva cercato di rimanere con i migliori, con gli attaccanti, proprio per ottenere qualche punto in cima alla Colle dell'Agnello, perché c'è chiaramente il prestigio, l'importanza di poter vincere, di potersi aggiudicare la cima Coppi, senza dimenticare ai punti della maglia azzurra, Silvio, perché a chi transita per primo in cima al Colle dell'Agnello vanno 45 punti. Ecco l'atteggiamento particolarmente aggressivo di Diss e di Denifle, i due corridori della Yam, perché Denifle occupa la seconda posizione nella speciale classifica del Gran Premio della Montagna, 72 i suoi punti contro i 134 di Damiano Cunego, praticamente il doppio. Ma con i Gran Premi della Montagna che sono in programma tra oggi e domani, la cima Coppi tra questi è quello che mette in palio più punti, ecco che c'è comunque la possibilità di rovesciare la situazione, anche perché purtroppo Damiano Cunego, dalle informazioni che abbiamo, si è già staccato, quindi non ha la possibilità comunque di raccogliere punti, possibilità che con l'atteggiamento che stanno avendo in casa Yam potrebbe avere invece Denifle, che è secondo in questa speciale classifica. Quindi una situazione purtroppo molto delicata per Damiano Cunego, che fin dall'inizio di questo giro insegue questo prestigioso risultato, ma evidentemente la sua condizione non è più quella della prima e della seconda settimana, e sta pagando alla fatica che nel frattempo lo ha raggiunto e non gli consente di rimanere con il gruppo dei migliori, con il gruppo dei 28 nei quali era puntualmente entrato, mentre qualche difficoltà anche per Moreno Moser, che credo stia accusando la fatica di ieri, la fatica fisica, e poi anche lo sconforto per essersi non accorto che stava arrivando Matteo Trentin. Si sarebbe mosso certamente in modo diverso Moreno Moser, quindi anche la delusione per un mancato risultato che è venuto al termine di un finale che per Moreno Moser ha suonato tanto come una beffa. Sicuramente termine più appropriato e difficile trovarlo per quello che è successo ieri a Moreno Moser, una vera e propria beffa che arriva però in un giro, Silvio, dove i segnali sono stati solo e soltanto positivi per Moreno Moser. Sono situazioni anche queste che servono per crescere, che fanno maturare. La cosa importante, come hai sottolineato, è rivedere Moreno Moser nel pieno delle proprie possibilità, e ieri ne ha dato un altro segnale, ne è andato vicinissimo alla vittoria. Lo scollinamento è previsto quando mancheranno 56 km alla conclusione, dunque ancora lunghissima per arrivare in cima al Colle dell'Agnello, quota 2744, e allora possiamo tornare a valle, diciamo così, insieme a Marco Cassini. Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao. Torniamo a Pinerolo? Sì, sul per tuo raccontare terreno. Per ricordare che appunto la tappa di oggi è iniziata lì dove c'è stato il traguardo di ieri. Il traguardo tra l'altro era proprio di fronte alla vetrina di una libreria, la libreria Volare, che compie 20 anni, e è un'occasione per me, anche attraverso una breve carrellata di foto che ho preparato di varie librerie
del Piemonte, della città d'Italia, di parlare un po' del ruolo che hanno le librerie in Italia, le librerie tutte, ma poi in particolar modo quelle indipendenti. Sono chiaramente delle attività commerciali, sono negozi, devono far quadrare i conti, ma nel migliore dei casi si trasformano in veri e propri centri di aggregazione, propongono attività culturali gratuite. E qui mi fa piacere, questa che vediamo inquadrata adesso è una libreria non del Piemonte ma a Rovereto, comunque da quelle parti il giro è passato qualche giorno fa, perché il libraio collezionista di questa libreria Arcadia possiede una bicicletta Nulli, che fu una bicicletta di Fausto Coppi. Credo che, tra l'altro, proprio questa libreria organizza e consegna libri a domicilio in bicicletta, quindi anche un modo per fare servizi ma anche senza inquinare. Credo che le librerie sono una risorsa dell'Italia. Io personalmente, prima di fare questo mio primo giro d'Italia ciclistico, per ben 5 anni sono andato in giro per conoscere tantissimi librai, ho incontrato le loro storie, le persone che lavorano lì dentro. Devo dire, sono davvero una risorsa incalcolabile per il nostro paese e la nostra cultura. Ecco, ma questo giro d'Italia ti ha permesso anche di arricchirti ulteriormente, forse diversamente, nella tua professione di editore? Beh, questo sì, oltre che da appassionato di libri, quindi vedere però da editore in che modo vengono esposti i libri della mia casa editrice, vedere qual è la passione e il gusto che c'è dietro ogni libreria. Ogni editore sceglie di pubblicare dei libri, ma poi ogni libraio sceglie di esporre, di mettere in vetrina, sul bancone, in una posizione più o meno visibile, in base al proprio gusto, alla propria selezione culturale che a propria volta farà. Adesso andiamo in corsa, grazie Marco, poi parleremo ancora di qualcosa, insomma, legato un po' alla tua attività editore, tipografo, li parleremo di sì, sì, tipografo. Sì, ci arriviamo tra poco. Ci arriviamo tra poco. Adesso andiamo invece da Andrea De Luca, in corsa. Buongiorno Andrea, a te. Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Moto Cronaca 1 guidata da Francesco Angotti alle spalle del gruppo Maglia Rosa, andatura regolare, stanno soffrendo molto i grandi protagonisti di ieri. Abbiamo visto Navardauskas perdere qualche metro, Matteo Trentin pedala costantemente in fondo al gruppo, le fatiche di ieri per questi corridori si sono fatte sentire, quindi una nota di merito in più per Moreno Moser. Andatura regolare comunque del gruppo, una lunga salita, adesso la temperatura è di 16 gradi e mezzo. Sentivo prima Silvio che parlava di dispendio energetico e di alimentazione. Noi delle moto abbiamo mangiato le raviole della Val Varaita, quindi abbiamo fatto il pieno di carboidrati e credo che riusciremo a passare la cima Coppi. A voi la linea. Tutti devono fare il rifornimento prima della corsa, Silvio? Certo. Prima e durante la prima corsa. Prima e durante. È molto più agevole la situazione per Andrea De Luca e Gianfranco Benincasa, naturalmente, per quanto riguarda l'alimentazione. Qui è il gruppo che sta transitando in un tratto in cui alcune formazioni hanno organizzato un rifornimento per rifornire appunto i propri corridori prima di iniziare in modo deciso a salire verso il Colle dell'Agnello. La corsa tra poco transiterà da Chianale di Ponte Chianale, dove nel 1995 terminò una tappa che prevedeva la scalata al Colle dell'Agnello. Si era già scalato il Colle di San Peir, si doveva salire, e parlo perché in quel giro d'Italia c'ero anch'io e quella giornata la ricordo bene, si doveva salire verso il Colle dell'Agnello e poi ci sarebbe stato ancora l'Isoar e l'arrivo sarebbe stato a Brianson. Ma due frane che caddero proprio nell'ultimo chilometro verso il Colle dell'Agnello impedirono il passaggio e all'ultimo momento fu organizzato questo arrivo a Chianale di Ponte Chianale, la vittoria di tappa. Andò a Pascal Richard, che poi l'anno successivo conquistò l'oro olimpico della prova su strada ad Atlanta ai giochi del 1996, e sarebbe stata quella la quarta occasione in cui il giro transitava dal Colle dell'Agnello. Ci sono state 3 occasioni finora, oggi diventa a quel punto la quarta, perché nel 1995 non ci fu la possibilità a causa di queste 2 slavine che caddero proprio negli ultimi 1000 metri di scalata prima del Gran Premio della Montagna. Colle dell'Agnello che ciclisticamente è stato scoperto nel 1976 alla Tour de l'Avenir
nella Saint-Pierre-en-Brun con la vittoria di Tommy Prim, dello svedese Tommy Prim. E poi appunto, come ricordavi, al Giro d'Italia nel 94 transitò per primo Stefano Zanini nella Cuneo Les Alpes, la vittoria di tappa poi andò a Vladimir Pulnikov. Nel 2000 la tappa era la Saluzzo-Brianson con José Jaime González per primo in cima al Colle dell'Agnello e vittoria di tappa Paolo Lanfranchi. Infine nel 2007 altra tappa terminata a Brianson con il francese Le Boulanger che transitò per primo al Col dell'Agnello nella tappa vinta da Danilo Di Luca. Due precedenti anche per il Tour de France, due passaggi anche per il Tour. Tra l'altro credo che il passaggio che hai ricordato del 2000, la Saluzzo-Brianson, sia particolarmente cara a Stefano Garzelli, che quel Giro d'Italia conquistò, il primo del nuovo millennio. Tra l'altro nell'occasione aiutato da uno straordinario Marco Pantani che diede dei segnali veramente molto interessanti di essere sulla strada giusta per ritornare lo scalatore straordinario che tutti conoscevano proprio in quella tappa che non riuscì a conquistare. Arrivò secondo Marco Pantani alle spalle di Paolo Lanfranchi, ma fu per tutta la giornata molto utile a Stefano Garzelli che poi conquistò la maglia rosa al Sestriere. E questa è la cartolina che ci arriva da Chianale con la particolarità di questa canalizzazione del Varaita, del torrente Varaita, in pratica divide il paese in due, collegate le due parti di Chianale da una ponte in pietra. Qua siamo tornati con le immagini sulla testa della corsa perché abbiamo visto che diversi corridori erano rientrati. Intanto adesso sono i due della Katiuscia, Kuznetov che aveva perso contatto ma è riuscito a rientrare sulla testa, e Silin, che hanno preso insieme a Diego Ulisse un leggero margine di vantaggio, ed era rientrato anche Kozatayev della Astana e si era messo nel tratto in falso piano, comunque in quel tratto dove le pendenze non erano particolarmente cattive, davanti a tirare per cercare di agevolare poi il lavoro di Michele Scarponi. I due passaggi alla Tour sulla Colle dell'Agnello nel 2008, nella tappa di Prato Nevoso, con la vittoria di Simon Gerrans e il passaggio di Goi Martinez per primo sulla Colle dell'Agnello, e poi nel 2011 tappa vinta da Andy Schleck alla Col de Galibier, per primo transito Maxim Igninsky. Praticamente quella della 2008 è stata l'unica volta in cui la Col dell'Agnello è stato affrontato nel versante francese, perché sennò è sempre stato fatto il versante da Ponte Chianale. Mentre si sono avvantaggiati un Diego Ulissi particolarmente determinato oggi ed Egor Silin della Katiuscia. Diego Ulissi che abbiamo visto alimentare questo tentativo con grande determinazione. Diego Ulissi che per quanto riguarda la Lampre Merida è l'unico componente che è riuscito a entrare in questo tentativo di 28. Ora sembra esserci una reazione da parte di Wiss e di Kuznetov, l'altro componente portacolori della Katiuscia, mentre Michele Scarponi pedala con una certa regolarità finora. Michele Scarponi che ha un doppio ruolo oggi, intanto quello di essere lì vigile ed eventualmente capire se potrebbe essere utile a Vincenzo Nibali con un eventuale attacco che arrivasse da dietro, ma allo stesso tempo pensare anche a un giorno di gloria personale, perché con la condizione che si ritrova, una tappa particolarmente adatta alle sue straordinarie doti di scalatore. Ora stanno scalando il Colle dell'Agnello, poi discesa, lunghissima discesa verso Ghigliestre, dove inizierà la salita finale verso il traguardo di Risoli. Torniamo da Gianfranco Benincasa sulla testa della corsa, te. Esattamente sulla testa, staccato di 12 secondi, Moreno Moser, protagonista ieri sul traguardo di Pinerolo, beffato da Trentina, e più indietro, staccato di un primo e 12 secondi, Damiano Cunego, la maglia azzurra, leader degli scalatori, per lui pedalata un po' pesante in questo momento, seguito dalla propria miraglia, ma confortato dal tanto pubblico, dalla gente del giro, che aspetta queste salite come il pane, perché vuole le cime per esaltarsi. A voi. Grazie Gianfranco. Allora, cosa significa, Silvio, pedalare a 2000 metri? Allora, abbiamo sempre detto che uno come Valverde, è stato lui stesso a riconoscerlo, soffre spesso il fatto di dover pedalare appunto a quota 2000 o ben oltre quota 2000, come succede oggi, ed era successo al Mursiano anche nella tappa, nel tappone dolomitico con l'arrivo di Corbara. Adesso si sale a quota 2744, si riscende e poi si risale per l'arrivo a
a 1862 di Risulla. Questo cosa significa? Beh, significa soprattutto con una salita lunghissima come quella del Colle dell'Agnello, dove si arriva ad oltre 2700 metri, significa la mancanza di ossigeno, significa dover pedalare con, e quindi faticare con meno ossigeno. Ecco che non tutti i fisici rispondono allo stesso modo, c'è chi è più portato di altri, c'è chi naturalmente ha una certa abitudine, perché ormai tutti i corridori svolgono normalmente durante l'arco della stagione due o tre stage in alta quota per ossigenarsi e per preparare i loro appuntamenti, però non tutti, e Alejandro Valverde è tra questi, soffre quando si sale a certe altitudini. Quando si sale a certe altitudini si può soffrire, quando si è in condizioni al limite come tutti questi corridori sono, anche quelli più forti, perché i fisici sono veramente molto magri, portati al limite delle loro possibilità, ecco che qualsiasi scompenso può diventare fatale. Pedalare in alta quota significa adattarsi a una minore presenza di ossigeno, ecco che una minore presenza di ossigeno può dare fastidio a molti, e sembra che Alejandro Valverde, quando c'è da pedalare in quota, abbia questo genere di problema. Oggi ne avremo una testimonianza. Scarponi è davanti insieme a Silin e Ulissi, circondato dai suoi compagni di squadra. Nelle prime posizioni del gruppo invece abbiamo visto Vincenzo Nibali con Zaitz, che è il primo uomo della Astana a scortare Nibali. Nelle prime posizioni per ora ancora tutto il blocco della Lotto e Enel Jumbo, e qua siamo con Diego Ulissi, che adesso però sta perdendo qualcosa nei confronti di Michele Scarponi, che tra l'altro l'abbiamo visto poco fa, Silvio, con una discreta facilità era uscito dalla gruppetta dei contrattaccanti per riportarsi sulla coppia al comando. Michele Scarponi non è un Silin corridore, sta soffrendo anche Diego Ulissi, lo vedi proprio quando è stato raggiunto, vedi che Michele Scarponi ha affondato ancora la pedalata, lui che pedala con un rapporto non propriamente agile, non ama troppo la cadenza di pedalata, ma ama più, diciamo, andare su di potenza, diciamo probabilmente dovuto anche agli anni che passano, insomma è una tendenza, quando più si va avanti con l'età meno agili si è. Michele Scarponi ha comunque questa caratteristica e sta pedalando con una discreta facilità, questo dovuto alla straordinaria condizione che già gli abbiamo visto nelle tappe dolomitiche, dove è stata una spalla fondamentale per Vincenzo Nibali, che purtroppo da quelle giornate non è uscito con i risultati che ci si attendeva, e siamo curiosi di capire invece cosa proverà a fare in questa due giorni alpina il fuoriclasse siciliano, che ha tanta voglia di riuscire perlomeno a vincere una tappa e magari risalire posizioni per arrivare sul podio. Andiamo adesso da Gianfranco Benincasa, a te. Sì, prime vittime di questa salita, Petrov della Tinkoff, Kuznetsov della Katyusha sono rimasti indietro, sta facendo molta fatica anche Van Zyl, e Verona è riuscito ad attaccarsi proprio agli ultimissimi di questo gruppetto in fuga, restando lì aggrappato con i denti e con le unghie a coloro che stanno guidando momentaneamente questa 19ª tappa. A voi. Chianale dalla parte italiana, Fongillard dalla parte francese, mette in comunicazione queste due località il Colle dell'Agnello, che è il secondo valico stradale asfaltato d'Italia per quanto stiamo parlando di altezza, e il primo è lo Stelvio. Tra i passi invece non asfaltati, dunque sterrati, addirittura al nono posto il Colle dell'Agnello in questa classifica, che è guidata dal Colle della Sommelier a 3000 metri, siamo nella zona di Bardonecchia. 5 minuti adesso è l'avvantaggio di Michele Scarponi nei confronti della prima parte del gruppo della Maglia Rosa. Qualcosa ha perso, sì, però non è che abbia mollato, Diego Ulissi. Ma Diego Ulissi, sai, non è uno scalatore come Michele Scarponi, ha la necessità di gestire una situazione di questo genere. Infatti Michele Scarponi, quando ha affondato la pedalata dopo aver raggiunto Diego Ulissi, si è voltato perché sperava comunque di tenerlo con sé. Per entrambi sarebbe utile rimanere insieme, poi c'è tempo per pensare allo sprint in cima al Colle dell'Agnello, che è anche cima Coppi, quindi grande prestigio. Nessuno dei due lotta per la classifica del Gran Premio della Montagna, ma transitare per primi sulla cima Coppi del Giro d'Italia è sempre un traguardo prestigioso, e credo che ci sia la possibilità per ritornare insieme e per pensare di incrementare ancora il vantaggio di 5 minuti e 18 soprattutto sul gruppo Maglia Rosa, dove
mi attendo che da un momento all'altro possa accadere qualcosa, che ci sia una sollecitazione dell'andatura, andatura che per ora viene lasciata sulle gambe e sulla testa della formazione della Maglia Rosa, che è ancora lì con tutti i suoi compagni di squadra intorno. Infatti rimane in una posizione ancora molto ben coperta Enrico Battaglini, che è stato splendido in questi giorni, è sempre rimasto lui come ultimo uomo di Steven Kruijswijk, così anche ieri nella tappa di Pinerolo. Enrico Battaglini, che tra l'altro si può fare un po' lo stesso discorso già affrontato per Diego Ulissi, non è certo uno scalatore puro. Non è certo uno scalatore puro, però si è ritagliato un ruolo eccezionale in questo giro. Si sta riscoprendo in questo nuovo ruolo, che insomma credo sia una sorpresa anche per loro. Non credo che la lotta nel Jumbo avesse, diciamo così, pensasse di prendere la maglia rosa al termine della seconda settimana e poi dover anche lavorare. Si sta riscoprendo in questo nuovo ruolo Enrico Battaglini, che non fa altro che, a mio avviso, anche aumentare il suo profilo, certo, di corridore che si è già ritagliato e ha fatto vedere delle cose interessanti. Quest'anno per la prima volta in carriera ha avuto un contratto con una squadra World Tour, quindi la possibilità di svolgere un calendario di altissimo livello. Squadra straniera, fra l'altro, anche questo insomma è un elemento importante, perché vai a lavorare con criteri che sì, sono per diversi, te nuovi. Diversi, assolutamente, anche questo è interessante che hai segnalato. Ed Enrico Battaglini, che a mio avviso ha la possibilità di aumentare il proprio profilo, il proprio spessore di corridore professionista, si cresce anche con questi atteggiamenti e con queste mansioni che lui sta svolgendo, tra l'altro, in modo esemplare. Abbiamo visto che il gruppo Maglia Rosa ha già ripreso Team Vellens, che faceva parte inizialmente del gruppo al comando, ma appena cominciata la salita vera verso il Colle dell'Agnello è stato tra i primi a perdere contatto. Si sta gestendo davvero con grande lucidità e vorrei aggiungere anche con grande personalità Ulissi, che è sempre là a 20-25 metri di ritardo rispetto a Michele Scarponi, che sta affrontando in testa questa salita verso la cima Coppi del Giro d'Italia 2016. Allora, il titolo di stamani poteva essere: il giro non è chiuso, il giro non è finito. Marco Cassini, con quali caratteri l'avremmo potuto scrivere questo titolo? Beh, guarda come te l'ho senza messa. Dubbio, con un bellissimo Bodoni. E perché diciamo Bodoni? Perché Giambattista Bodoni nel 1740 è nato proprio a Saluzzo, dove oggi passa il giro. Bodoni era tipografo, stampatore e incisore, perché all'epoca, ecco, come qui c'è una pagina scritta, stampata da lui, Saluzzo, mia patria, mia amata patria, incisore, perché chiaramente i caratteri a quell'epoca venivano fatti in metallo e ogni buon tipografo che si rispettasse doveva avere la sua famiglia di caratteri. Qui vediamo alcune di queste raccolte, perché Bodoni, che è stato il creatore nella storia del maggior numero di caratteri tipografici, lavorò lunghi anni a Parma dopo essere stato a Saluzzo e prima di tornarci a fine carriera, e lì c'è un museo, il museo Bodoni appunto, che raccoglie oltre 700 diverse famiglie di caratteri. Nel 1963, quindi circa 50 anni fa, è stato fondato questo museo, e raccoglie, oltre a tutti questi caratteri, anche circa 1000 esemplari delle sue edizioni, perché appunto i tipografi a quell'epoca, in quel secolo, nel Settecento, a cavallo tra Settecento e Ottocento, erano anche editori. Si pubblicò alla sua morte un famoso manuale tipografico che per lunghi decenni, fino quasi a oggi, è stato usato dai principali tipografi. Una caratteristica che mi piace ricordare è che lui espresse dei principi che dovrebbero distinguere un buon carattere tipografico, ed erano questi: la regolarità del disegno, la nettezza, il buon gusto e infine la grazia, o come la chiamava lui, l'incanto. Quindi un carattere doveva essere addirittura incantevole. L'incanto che ci sta regalando anche questa salita lo sta regalando a noi, magari non tanto ai corridori per la fatica che stanno facendo. Torniamo adesso in corsa da Andrea De Luca, magari Andrea anche per avere un po' un quadro di chi sta perdendo contatto. A te. Stanno perdendo contatto tanti. No, andatura regolare, e infatti in questo momento le ammiraglie
superano con grande difficoltà proprio questo gruppo composto da una sessantina. Non ci sono pesci grossi, sono corridori ormai giunti a queste ultime tappe del Giro d'Italia veramente con l'umicino delle forze, logicamente non combattendo per la generale, andranno su con il loro passo. Tra l'altro manovre, si assistono a manovre pericolosissime da parte anche delle ammiraglie, che sono costrette a mettere le ruote sulla terra per riuscire a superare i corridori senza procurare danno. A voi la linea. Grazie Andrea. Tanto nuvole basse sono quelle che stanno incontrando i corridori al comando, sempre con Michele Scarponi davanti a tutti, al suo inseguimento Diego Ulissi, e dietro cosa succede, Gianfranco? Eccoci qui, dietro a una quindicina di secondi, anche meno, da Diego Ulissi. Ci sono intanto gli uomini Sky a tirare, Boswell, Degnane, Lopez, Garcia, poi c'è Denifle, interessato ovviamente al Gran Premio della Montagna, Cima Coppi, per portarsi a casa i 45 punti, poi c'è Cardoso della Cannondale, e poi c'è anche Silin del team Katiuscia, e poi ancora il numero 4, Dupont della Gedoser, e altri due uomini, tra cui un uomo della Movistar e un uomo dell'Orica. A voi. Intanto adesso il vantaggio di Scarponi è salito a 6 minuti nei confronti del gruppo Maglia Rosa. Sta lavorando bene per ora la lotta nel Jumbo, anche perché c'è indifferenza da parte delle altre formazioni. Nessuno è andato ancora a sollecitare l'andatura. Mi aspettavo che fosse già accaduto da qualche chilometro, ma abbiamo sentito Andrea che è vicino al gruppo e ha la possibilità di guardare in faccia ai corridori. C'è tanta stanchezza, è ovvio, siamo alle battute finali di questo giro, oggi e domani due tapponi alpini con la necessità di pescare tutto ciò che è rimasto nei serbatoi, e domenica passerella finale da Cuneo a Torino, quindi non ci sono ancora molti colpi da sparare, ma chi vuole tentare di rovesciare questa situazione che ormai sembra consolidata non può attendere l'ultimo chilometro, gli ultimi di chilometri del Colle dell'Agnello, perché si rischia veramente di arrivare in cima con la formazione della Maglia Rosa, che può contare ancora su alcuni compagni di squadra. Ne sono rimasti 4 per ora con lui, quindi sono ancora in 5, e il primo obiettivo è proprio quello di isolarlo. 60 chilometri al traguardo, il Gran Premio della Montagna è a 55.600, questo per Michele Scarponi, quindi ancora 5 chilometri di salita per il marchigiano, 5 anche per Diego Ulissi, che sembra avere una pedalata un po' appesantita. Sembrava un po' diversa la pedalata, non più vicinissimo a molto Michele Scarponi. Molto più potente, più, se mi permetti il termine, più cattiva quella di Michele Scarponi, più pesante invece quella di Diego. Michele Scarponi, che ha avuto anche l'ammiraglia vicino, che è andata lì per rifornirlo, invece lui concentrato, perché in queste lunghe salite bisogna anche mantenere la concentrazione, non bisogna mai perdere la lucidità. Non ha preso la borraccia, evidentemente non ne ha bisogno, vuole rimanere concentrato, un'operazione che farà prima del Gran Premio della Montagna. Michele Scarponi, che sta interpretando questa tappa veramente in modo eccezionale, per ora non ci sono reazioni dietro. Vediamo Vincenzo Nibali insieme a Kangert, insieme a Fulsang e a Zaitz, che sono vicini a lui, si mantiene nelle prime posizioni, ma nessuno per ora è andato a dar fastidio all'andatura che sta facendo la lotta nel gruppo. E guardate anche la fatica che sta facendo Giacomo Nizzolo per mantenere la coda del gruppo, la prima parte del gruppo, dove è scivolato là, anche Fulsang. Attenzione, perché adesso eccolo il cambio di ritmo, sono gli uomini della Orica Green Edge che dunque rompono gli indugi. Dietro in testa al gruppo non ci sono più i compagni di squadra della Maglia Rosa di Steven Kreuzweg, ma sono arrivati gli uomini della Orica Green Edge. Il primo piano per Michele Scarponi, però è dietro che sta succedendo qualcosa di importante, perché questa accelerazione in pochissimi metri ha disintegrato la Lotto Enel Jumbo, ed è rimasto da solo adesso la Maglia Rosa di Steven Kreuzweg. Orica Green Edge sono stati i primi, Esteban Chaves, eccoli qua, Esteban Chaves che chiama a raccolta i suoi per dare quell'accelerazione, che intanto ha raggiunto il primo obiettivo, isolare la Maglia Rosa di Steven Kreuzweg. C'è Enrico Battaglin che intorno alla 20ª posizione sta cercando di tenere duro, naturalmente per non farsi staccare, per rimanere e per cercare di essere utile al suo capitano, che comunque è stato lestissimo, Steven Kreuzweg, prontissimo a saltare sulla ruota di Esteban Chaves. Eccoli là
dunque i due uomini della Orica Green Edge, adesso è rimasto con un compagno di squadra Esteban Chaves, poi Steven Kroesbeck sulla sua ruota, Alejandro Valverde, bene per ora Vincenzo Nibali con Zaccarin, con Maika che sta cercando di rientrare, con lui anche Dombrovski della Cannondale. Churruca ha terminato il suo lavoro, lo spagnolo della Orica Green Edge, ora è la volta di Sam Bailey che sta cercando di fare una accelerazione, quello che gli ha chiesto il suo capitano Esteban Chaves. Guardate come pedala bene Steven Kroesbeck, bellissima questa inquadratura, perché sembra di arrivare quasi a uno sprint con Bailey, con Chaves, Kroesbeck, Valverde e Nibali che sta tenendo il ritmo. Si sposta adesso, si sposta adesso Sam Bailey, rimangono loro quattro, Chaves con Kroesbeck, Valverde e Nibali che adesso sta perdendo qualche metro, dunque Chaves, Kroesbeck e Valverde sono i primi tre della classifica generale. Nibali è là a 8-10 metri. È riuscito a tenere inizialmente Vincenzo Nibali, ora ha bisogno invece di gestire la situazione. Se ne stanno andando i tre migliori di questo giro, coloro che occupano le prime tre posizioni in classifica generale, sotto la spinta di Esteban Chaves che prova a giocare il tutto per tutto in questa che è una salita particolarmente adatta alle sue doti di scalatore. Vincenzo Nibali avrà la possibilità di attendere Zaccarin e Maika che hanno un passo più adatto alla sua situazione attuale, potrebbe trovarsi certamente più a suo agio rispetto al tentativo di rispondere agli scatti di Esteban Chaves che per ora ha selezionato notevolmente il gruppo, sono rimasti i primi tre della classifica generale e quindi un primo obiettivo l'ha ottenuto, ha risposto benissimo Steven Kroesbeck. È bastata un'accelerazione, una soltanto, per far esplodere la Lotto Enel Jumbo, la formazione di Steven Kroesbeck. Merito questo di Esteban Chaves e dei suoi compagni di squadra, ha tenuto alla grande il ritmo sia Alejandro Valverde, però soprattutto Silvio, dobbiamo dire sorprendente ancora una volta la facilità con la quale ha risposto Kroesbeck. Sì, si è mosso assolutamente senza attendere nulla, è saltato sulla ruota di Esteban Chaves, sta pedalando sempre composto, sempre seduto in sella. Esteban Chaves invece, da classico scalatore, ha bisogno ogni tanto di alzarsi sui pedali. E andiamo adesso da Alessandra De Stefano, pochi istanti e partiremo anche su Rai 3. Alessandra, torniamo con Stefano Garzelli, stiamo commentando le fasi concitate. Stefano, questo attacco di Esteban Chaves per isolare la maglia rosa, lo ricordiamo che Chaves davanti a Plaza Molina. A Rubén Plaza Molina, grande campione, grande scalatore passista che gli verrà molto utile nella discesa per guadagnare tempo, soprattutto su Nibali che in questo momento è un po' in difficoltà ma può recuperare. Una tappa tutta da vivere, ci fermiamo adesso su Rai Sport 1 e quando torneremo sarà anche su Rai 3. Rai per lo sport con rispecchia la classifica generale, questo rende credibile naturalmente la classifica perché evidentemente i valori dicevo vengono confermati. Allora abbiamo, qui c'è Nathan Brown che sta perdendo contatto da questo gruppo, corridori che perdono contatto sono diversi, ma ora c'è Petrov che era nella fuga là davanti, che sta lavorando per Rafa Maika. Yevgeny Petrov era uno dei 28 che ha atteso Rafa Maika, ora sta provando a riportare il proprio capitano su Chaves, Kroesbeck che è indecifrabile, una sfinge in questo momento. Fermi. E Valverde che osserva gli avversari, vedete, non riescono a proseguire l'azione perché un grande Petrov riporta sotto Zaccarin, Nibali e Rafa Maika. Valverde ha paura a attaccare perché lui soffre l'altezza, l'altitudine e quindi qui poteva anche dargli una botta, continua comunque ad avere un ritardo questo gruppetto della maglia rosa da Scarponi notevole, perché se è vero che sono 5 minuti e 33, Michele Scarponi sta veramente viaggiando. Signori, alla grande. Questa è l'altitudine, queste sono le alte montagne, bisogna avere pazienza di vedere come si evolve perché l'ambiente esterno non si può trascurare, è una situazione estrema in cui viene fuori un tipo di forza che in pianura non si nota, sicuramente si nota un Michele Scarponi che sta facendo una grande tappa ed è ormai prossimo, 3 chilometri e 2 ancora per la cima Coppi per Michele Scarponi. Guarda Petro, tutti aperti perché chiaramente c'è anche un po' di vento, un po' di aria si sente. E ora a questo punto Chaves ha cercato di fare l'azione con i suoi, però non ha fatto nessun vantaggio perché tutti gli uomini che comunque lo seguono in classifica sono ancora lì. Sperava di staccare la maglia rosa, non l'ha fatto e ora Michele Scarponi deve solo gestirsi, amministrarsi, anche perché lui deve fare la corsa lì davanti.
credo che non ci sia una tattica da parte dell'Astana in quanto aspetta. Santè Sant'Anna, infuso di tè al limone. Massigen. Hanno, quando accelerano rimane lì. Però ancora la tappa, anche se non è lunghissima come la tappa che di 2 anni fa, dove lui arrivò secondo, e parlo di Vincenzo Nibali, dietro proprio a Rafa Maica, era una tappa di 177 km, appena 15 km superiore di questa, quella di quest'oggi. Erano altre salite, perché facevano l'Isoar, facevano l'Otaré, e erano un distillato di salite. Oggi si gioca tutto sull'Agnello, discesa, poi una strada che è vallonata, e lì ci sarà anche il vento, bisognerà fare molta attenzione. E tra poco dell'Agnello, la Cima Coppi, con Michele Scarponi, che fa sempre una buona andatura, era a parte di un gruppo di 28 attaccanti. Ci avviciniamo al confine. Yevgeny Petrov, il russo della Tinkoff, che ha atteso il proprio capitano dopo essere stato in fuga quest'oggi. Era in fuga lui ed Jesús Hernández, ed eccolo qui il russo a fare un ottimo lavoro. Fin qui è riuscito a riportare Maika sul gruppo dei migliori. Kreuzweig riesce a guardare anche giù dai tornanti, vuol dire che in questo momento è estremamente lucido la maglia rosa, con Michele Scarponi che deve affrontare altri 3 chilometri prima di una lunghissima discesa. Salvo è lucido e sono andati piano, cioè dopo l'accelerazione di Chavez hanno rallentato, hanno permesso di rientrare diversi corridori, abbiamo visto Atapuma, è rientrato anche Jungels, quindi la top 10 della classifica è ancora lì. Sono rimasto un po' deluso e mi aspettavo qualcosa di più da Zakarin, perché si era staccato anche lui. Poi inframmezzati ci sono anche tanti altri corridori. Ecco Atapuma che parte al contrattacco dopo essere stato probabilmente sorpreso, perché l'azione dell'Orica Green Edge probabilmente qualcuno l'ha sorpreso. Ecco Moreno Moser, corridore che faceva parte dei 28 all'attacco. Ora si scombineranno ancora le carte in tavola, credo che, come ha detto, grazie al lavoro di Maika, quindi corsa rotta in questo momento si stanno, dove vediamo anche un compagno di squadra di Zakarin, si tratta di Rein Taramäe. Sì, Taramäe è sempre stato insieme a lui, sta rientrando, vedi, rientra da dietro Simon Clark. Non è un sintomo, l'andatura è calata evidentemente, se rientrano tutti. Beh, un saluto anche da parte nostra agli amici che adesso ci seguono anche su Rai 3. Michele Scarponi è al comando di questa tappa di 162 km con la Cima Coppi, il punto più alto del Giro, edizione 2016, scollinamento a quota 2744 metri. Siamo a 2 km dal Gran Premio della Montagna con Scarponi, appunto, che è in prima posizione al suo inseguimento Diego Ulissi, dietro nel gruppetto dei migliori di tutti gli uomini di classifica. Poco fa c'è stato lo scatto di Darwin Atapuma, lo ricorderete, il colombiano che era stato beffato a 1800 metri dal traguardo nel tappone dolomitico con l'arrivo di Corvara. Adesso è lui che è andato all'attacco lasciandosi dietro gli uomini di classifica. Poco fa abbiamo assistito davvero ad una fase molto emozionante quando eravamo in diretta solo su Rai Sport 1, la selezione fatta da Esteban Chavez con l'aiuto dei suoi compagni di squadra. Per primo ha risposto Alejandro Valverde, ma ancora una volta è stato impeccabile nella sua reazione la maglia rosa di Steven Kruijswijk. Brillantissimo, è rimasto da solo Steven Kruijswijk, ora è in testa al gruppo dei migliori, dove nel frattempo sono rientrati e stanno rientrando altri corridori che stanno approfittando del rallentamento che c'è stato. Michele Scarponi è avviato a conquistare la Cima Coppi di questo giro, poco più di 2 chilometri al Gran Premio della Montagna, che in questo momento transita ai 2000 metri al Gran Premio della Montagna, 2744 metri, ma da sottolineare come hai fatto quanto è accaduto dietro. Esteban Chavez ha messo la frusta alla squadra per provare a mettere in difficoltà la maglia rosa di Steven Kruijswijk, che ha reagito alla grande, così come Alejandro Valverde. Vincenzo Nibali, Zakarin e Maika hanno avuto bisogno invece di andare su con il loro passo, mentre nel frattempo è uscito dal gruppo maglia rosa Darwin Atapuma, che però non riesce a prendere il largo. Non riesce a prendere il largo il colombiano, che adesso sta per essere riassorbito dal
gruppetto dei migliori, che ora è tirato da uno splendido Bob Jungels, lui che è stato maglia rosa e che è attualmente il leader della classifica riservata ai giovani. Nella prima parte del giro c'era qualche perplessità, o comunque era una delle domande più interessanti: cosa avrebbe potuto fare sulle grandi montagne Bob Jungels? E dobbiamo dire, Silvio, che anche in prospettiva futura da questo Giro d'Italia sono arrivate delle risposte davvero molto molto interessanti per il lussemburghese dell'Etics. Lui giovanissimo, che in questa ultima settimana lo vediamo inquadrato, ce lo sta testimoniando da solo con questa bella immagine, è in prospettiva un elemento da tenere in seria considerazione quando si parlerà di favoriti per le grandi corse a tappe. È rientrato sui migliori anche Domenico Pozzovivo. Adesso andiamo in corsa da Andrea De Luca, Motocronaca 1, a te. Proprio alle spalle del gruppetto maglia rosa, che si è ulteriormente frastagliato dopo che invece sotto il rallentamento si erano riuniti. Adesso una nuova accelerazione con Jungels che sta facendo un ottimo passo. Hanno perso terreno tra gli altri anche Jakob Fuglsang e Hausson, compagni di squadra di Esteban Chaves. A voi la linea. Grazie Andrea, per girarla subito a Gianfranco Benincasa, che sta seguendo il gruppetto degli uomini che sono alle spalle di Michele Scarponi, riassorbito adesso Ulissi. A te Gianfranco. Esattamente, appena riassorbito Diego Ulissi, temperatura 10 gradi, nebbia, la neve con tante sfide per lo squalo. Restano ancora Boswell e Degna del Team Sky, poi c'è Monfort per quanto riguarda la Lotto, Cardoso, Cannondale e poi Dupont per quanto riguarda la Gedoser Mondiale. E dietro alle spalle un'altra accelerazione di Esteban Chaves, il secondo della classifica generale, a 3 minuti da recuperare in classifica appunto rispetto a Steven Kreuzbeck. Un'altra accelerazione che rischia di fare molto male, questa di Chaves, a tutti forse, ma non a Steven Kreuzbeck. Fa male certamente a Domenico Pozzovivo, fa male ad Andrea Amador, fa male a Dombrowski, fa male anche un po' a Bob Jungels, che con una certa baldanza era andato in testa a lavorare, ma Esteban Chaves non ci sta. Sta reagendo bene Vincenzo Nibali, un po' in difficoltà invece Alejandro Valverde, che non ha lo stesso ritmo che ha avuto qualche chilometro fa e la prontezza per rispondere a Esteban Chaves. Si riporta sotto invece Vincenzo Nibali con sulla ruota Zakarin, Rigoberto Urán, appena più dietro invece Rauf Hoomaika. Non è che abbia perso molti metri, ma sicuramente ha perso posizione invece Alejandro Valverde, lui, e non lo ha mai nascosto, che soffre in maniera particolare il dover pedalare oltre i 2000 metri, e qua siamo a 2700 metri. Un chilometro al Gran Premio della Montagna del Colle dell'Agnello, Cima Coppi per Michele Scarponi, che sta pedalando circondato da metri di neve. La strada è stata pulita qualche giorno fa per consentire il colle è stato riaperto per consentire il passaggio della corsa. Qui vediamo corridori in difficoltà, Amador con Jungels, che hanno perso decisamente contatto. Siamo ormai da diversi chilometri oltre i 2000 metri. Ecco che Alejandro Valverde sta mostrando i limiti di questa situazione. Sì, anche Alejandro Valverde, come hai detto perfettamente Silvio, sta mostrando i limiti di questa situazione. Sta perdendo contatto adesso Valverde, sta perdendo contatto perché davanti ci sono Atapuma e Urán, ma gli altri uomini di classifica sono nettamente più avanti rispetto ad Alejandro Valverde in questo gruppetto che è sempre tirato da Esteban Chaves, mentre davanti continua nella sua azione solitaria Michele Scarponi. La bellezza, la magia del ciclismo che si esprime al massimo con tutta la sua epica qua sulle grandi montagne. Un rischio, secondo qualcuno un azzardo, mettere nel percorso delle cime ben oltre i 2500 metri quando siamo a metà, a fine maggio, però dobbiamo dire che oggi è stata premiata anche questa scelta, rischiosa quanto vogliamo, ma incredibilmente affascinante. È rischiosa, sì, purtroppo negli ultimi anni spesso e volentieri le tappe sono state modificate per problemi legati al maltempo. Questo problema fortunatamente in questo momento, in queste giornate, non c'è, mentre Zakarin sta provando con tutte le sue forze di entrare sul quartetto davanti a lui. Manca degli uomini di classifica, Alejandro Valverde invece si è difeso decisamente meglio rispetto a qualche chilometro fa Vincenzo Nibali, che non ha mai perso contatto da Esteban Chaves e da Steven Kreuzweg, che si sta difendendo bene, meglio che in precedenza anche Rafa Hoomaika. In difficoltà invece il Nur Zakarin, che ha perso qualche metro con questa sua pedalata, che certo non è il massimo dal punto di vista stilistico.
ma è molto essere, efficace. Qua però può essere anche giustificabile, no? Sì, perché sì, insomma, su una salita che misura 21 km e 300 metri, Vincenzo, magari è soltanto una dimostrazione di orgoglio questa, però è bellissimo comunque vedere Vincenzo Nibali che salta davanti agli altri uomini di classifica, e adesso è lui che sta facendo il ritmo. Spunta anche il sole per impreziosire la grande impresa che sta compiendo adesso Michele Scarponi, che ormai è in vista del Gran Premio della Montagna. Dietro cosa succede ad Alejandro Valverde? Andiamo da Andrea De Luca. Alejandro Valverde ha appena passato il cartello che segna meno 2 km al Gran Premio della Montagna, si sta riportando su Uran, Atapuma e Cunego, alle spalle di un centinaio di metri c'è il suo compagno di squadra Amador con Taramae e Jungels che fa il ritmo. In questo momento Valverde riesce a prendere le ruote proprio di Cunego e Atapuma. Tra l'altro scenario spettrale perché non si vede al di là dei 30 metri perché le nubi sono basse, aria gelida. A voi la linea. Eh sì, ci sono da considerare anche le condizioni ambientali con queste nuvole basse che hanno circondato la vetta della Colle dell'Agnello. Alejandro Valverde che adesso è riuscito a trovare due uomini sulla propria strada, sono Rigoberto Urán e Darwin Atapuma, mentre invece la concentrazione sul volto di Michele Scarponi che sta per conquistare la Cima Coppi, istituita nella storia del Giro d'Italia nel 1965, a 5 anni dalla scomparsa del campionissimo. Ogni anno uno dei premi più ambiti in assoluto nella storia del Giro d'Italia, appunto quella cima che segna il punto più alto nelle varie edizioni del Giro. Mentre Vincenzo Nibali si sta riprendendo bene, ha preso lui l'iniziativa nel gruppettino maglia rosa, è un quartetto sul quale sta cercando di riportarsi Ilnur Zakarin, che però perde costantemente terreno. Qui abbiamo questo confronto sempre epico e sempre suggestivo tra colui che sta conquistando la Cima Coppi in questo Giro d'Italia 2016 e il grande Fausto Coppi sulla destra. Eh sì, davvero molto suggestivo questo confronto tra Scarponi e Coppi, il fascino, il prestigio, l'importanza, la magia della Cima Coppi nel Giro 2016 è di Michele Scarponi ai 2744 metri, avete capito bene, 2744 metri della Colle dell'Agnello. Andiamo adesso da Andrea De Luca. Mi sono posizionato alle spalle del quartetto che si è formato perché Zakarin in evidente difficoltà è stato raggiunto da Atapuma, Urán e Alejandro Valverde. Tra qualche istante vi dirò anche il distacco che hanno in questo momento perché transitano proprio in questo punto dove ho preso il tempo, 24 secondi il loro ritardo dal gruppetto della maglia rosa. A voi la linea. Grazie Andrea. Intanto Zakarin è stato ripreso dal terzetto con Atapuma, con Rigoberto Urán e con Alejandro Valverde, ha perso contatto anche Rauf Haumaika. Dunque Nibali con questa nuova accelerazione ha ottenuto un bel risultato, vale a dire ha staccato Rauf Haumaika. E sta dimostrando Vincenzo Nibali che quello che manca, nel frattempo sono arrivati i responsi anche di queste analisi che sono state fatte, non ci sono problemi di salute, quello che manca è proprio questo cambio di ritmo che nel primo attacco di Esteban Chaves gli è mancato ancora una volta. Quando l'andatura è regolare e quando soprattutto c'è da attingere anche alle doti di fondo, Vincenzo Nibali è competitivo, lo sta dimostrando anche salendo verso il Colle dell'Agnello dove sta arrivando il secondo Michel Nieve, 1:25 il suo ritardo da Michele Scarponi. Transita dunque in seconda posizione il vincitore della tappa di Cividale del Friuli, il basco Michel Nieve. Adesso è importante per i corridori perdere magari qualche secondo, ma devono assolutamente coprirsi per affrontare la discesa. E poi ecco l'importanza di sganciare, di mandare un uomo alla comando, perché te lo ritrovi nel finale, ed è il caso adesso per la Astana di Kozatayev, che era andato all'attacco proprio insieme a Nibali, adesso insieme a Scarponi, adesso può dare una discreta mano a Nibali. E lo stesso dicasi anche per Alejandro Valverde, che aveva tre uomini, Rada Lopez, Rocas e Sutherland, che ora potranno aiutarlo nel cercare di colmare questo gap di circa 25 secondi come ci ha relazionato Andrea De Luca dalla moto, senza contare che dietro ad Alejandro Valverde c'è anche Andrea Amador e conosciamo le doti del costaricense in discesa e potrebbe essere molto utile al murciano per rientrare su coloro che lo precedono in classifica generale, Chaves e Kreuzweg, e anche parare questo attacco di Vincenzo Nibali che potrebbe dire andare all'attacco del podio per il campione italiano
italiano. Eccolo qua, Alejandro Valverde, non ha ancora incontrato i suoi compagni di squadra, tra poco incontrerà Rory Sutherland, che è il primo, è lì davanti, lo sta vedendo, tra quelli che erano in fuga, che troverà il suo capitano che oggi è in difficoltà. Una quarantina di secondi il vantaggio del terzetto con Nibali, Chaves e Kreuzweg nei confronti di Nibali, ma andiamo da De Luca. 26 secondi il ritardo di Maika, mentre a 32 c'è il gruppo con Valverde. Siamo proprio alle spalle adesso della maglia rossa, ci voltiamo e non vediamo nessuno, stanno perdendo terreno quindi gli inseguitori nei confronti del gruppo maglia rosa. Vuoi la linea? Non ce la fa più, grazie Andrea, non ce la fa più Kozatayev, che adesso è costretto a rallentare il proprio ritmo, e ancora una volta dunque rimangono loro tre, Chaves, Kreuzweg e Nibali. Nibali che sta cercando con l'orgoglio del campione, perché sono state dette tante cose su Vincenzo Nibali in questo Giro d'Italia in questi ultimi giorni, ma un dato è innegabile: Vincenzo Nibali è un fenomenale campione, sta andando all'assalto del podio. Ricordiamo che in classifica generale lo separano 1 minuto e 20 secondi da Valverde, che attualmente occupa la terza posizione. Vincenzo Nibali che si è ripreso molto bene, è sempre lui il più determinato, il più aggressivo in questo momento. Ora Esteban Chaves, attenzione, perché Esteban Chaves deve riprendere fiato, se n'è accorto probabilmente Vincenzo Nibali di questa situazione, si riporta sotto il colombiano, ma con una smorfia che non è il suo proverbiale simpaticissimo sorriso, ma è una smorfia di sofferenza per Esteban Chaves, che con coraggio è stato il primo ad attaccare e ora sta pagando un po' il prezzo di questa determinazione che ha avuto. Su questa lunghissima salita, con la quale si supera un dislivello di 1452 metri, invece Silvio, non ci sono state finora smorfie sul volto di Steven Kreuzweg, solo la eccezionale solidità della maglia rosa finora. Assolutamente, come è stato finora, sempre risposto colpo su colpo. Ora sono ormai in vista del Gran Premio della Montagna anche Nibali, Kreuzweg e Chaves, solo 50 metri ancora dentro questi sacchettini, naturalmente una borraccia con del tè e degli zuccheri e delle maltodestrine e la mantellina necessaria per scendere. Preziosissima la mantellina, adesso c'è anche qualche piccolo problema per andare ad indossare per Vincenzo Nibali. Arrivati allo scollinamento, perché bisogna scendere da 2700 metri. In base a quello che dice la nostra grafica, 1 minuto adesso è il vantaggio di Nibali, secondo più, secondo meno, nei confronti di Alejandro Valverde. Questo è il gruppetto con Zaccarin che sta arrivando al Gran Premio della Montagna. Alejandro Valverde che ha perso ancora terreno, qui siamo anche con Andrea Amador che nel frattempo ha raggiunto il gruppettino del suo capitano. Eccolo qua Andrea Amador che si prepara ancora prima del Gran Premio della Montagna, si chiude lo smanicato per lanciarsi poi in discesa. Rientra anche Bob Jungels che si è impegnato nell'ultimo chilometro ed è riuscito a recuperare un po' di terreno. Sono ormai anche loro al Gran Premio della Montagna, sì, circa 60 secondi il ritardo rispetto al terzetto Nibali, Kreuzweg, Chaves. 4.50 è il ritardo di Vincenzo Nibali, 5.52 invece quello di Alejandro Valverde. Adesso è un altro uomo della Movistar, vale a dire Rojas, faceva parte della fuga che si era sganciata subito dopo il traguardo volante di Samper. Qua invece in discesa Michele Scarponi, il padrone della Cima Coppi 2016, ai 2744 metri. Caduta di Kreuzweg, scivolata, colpo, attenzione, di colpo di scena nella discesa, nella prima parte della discesa, dalla Colle dell'Agnello la scivolata, la caduta della maglia rosa di Steven Kreuzweg, ha preso una bella botta. Non sembrano esserci problemi fisici per l'olandese, ma i problemi sono più che altro meccanici per la sua bicicletta, per poter ripartire, e in una situazione così frastagliata di corsa è un problema adesso avere l'intervento dell'ammiraglia. Riparte Steven Kreuzweg, ma è costretto ancora di nuovo a fermarsi perché la bici non va, ci sono problemi alla bici della maglia rosa. Andiamo ad Andrea De Luca, riparte adesso Kreuzweg. Eh sì, perché la maglia rosa non ha avuto l'assistenza della sua ammiraglia ma del cambio ruote, ha avuto un problema ancora adesso, controlla e solo in questo momento riprende a pedalare la maglia rosa, ancora controlla la bicicletta e adesso finalmente riprende.
è praticamente finito contro la neve in una curva a destra. Stefan Kruijswijk, mi volto dietro ed è isolato in questo momento, non ha nessuno in sua compagnia. Voi la linea. Lo abbiamo visto mentre stavi parlando, grazie Andrea, il replay della caduta di Stefan Kruijswijk, che è andato a sbattere, come hai correttamente detto, contro il muro di neve che era stato, la neve che era stata spostata nei giorni scorsi proprio dai vari mezzi della zona per permettere il passaggio dei corridori, per liberare la strada. La neve che in un certo senso, Silvio, ha salvato anche Stefan Kruijswijk. Sì, direi di sì, è arrivato lungo in quella curva sulla sinistra. Vincenzo Nibali era in prima posizione che stava facendo l'andatura, conosciamo le doti di discesista del campione italiano, e nel tentativo di seguire la stessa traiettoria è andato lungo, ha perso il controllo della bicicletta, è andato letteralmente a sbattere contro il muro di neve che non è così soffice, perché tra l'altro infatti, è una neve anche ghiacciata, indurita. Infatti abbiamo visto diverse abrasioni sul corpo di Stefan Kruijswijk, nonostante non sia scivolato sull'asfalto. Andiamo adesso su Alejandro Valverde con De Luca. Eh sì, perché Alejandro Valverde si sta gettando all'inseguimento di Kruijswijk, ormai ha solo una cinquantina di metri di ritardo, e con lui c'è anche Rafa Almeida e tutti i corridori che sono scollinati con qualche secondo di ritardo, quindi Valverde potrà raggiungere la maglia rosa che tra l'altro adesso ci ha appena superato a velocità folle l'ammiraglia della Lotto Jumbo, che cerca di raggiungere Stefan Kruijswijk per portargli una completa assistenza. Voi la linea. E abbiamo visto anche come, lanciando un SOS, Stefan Kruijswijk, che stava parlando nervosamente via radio con la propria ammiraglia, perché evidentemente ci sono ancora dei problemi alla bici per la maglia rosa. Vedete anche la maglia sporca sulle spalle di Stefan Kruijswijk, delle ferite, delle escoriazioni sul fianco sinistro, soprattutto sul braccio sinistro per Kruijswijk, che adesso in discesa, Silvio, deve, in questa fase almeno, deve difendersi. Deve difendersi assolutamente e deve non perdere la lucidità. Intanto capire se ci sono problemi meccanici. Tra poco arriverà l'ammiraglia, tra poco. Non sarà semplice raggiungere Stefan Kruijswijk, perché l'ammiraglia era intruppata naturalmente nei tanti gruppettini che si sono formati salendo verso il Colle dell'Agnello. E soprattutto potrà sfruttare il fatto che tra poco dovrebbe essere raggiunto da Alejandro Valverde e dei corridori che sono con lui. Sono tutti corridori che hanno l'interesse a cercare di rientrare, ed ecco che potrebbero involontariamente aiutarlo in questo tentativo, a meno che non si verifichi, normalmente quando la maglia rosa è in ritardo, da che ciclismo e ciclismo viene lasciata sola nel tentativo di recuperare e di lavorare. Staremo a vedere se Alejandro Valverde, invece Zakarin e Maika, collaboreranno con lui per riportarsi su Chaves e su Nibali, inquadrati in questo momento sempre con Vincenzo Nibali, che fa l'andatura anche in discesa con il colombiano Chaves incollato alla sua ruota. Eh sì, rimane proprio incollato alla ruota di Nibali Esteban Chaves, questi due che hanno già ritrovato il sole e hanno già ritrovato un asfalto decisamente più pulito e, almeno vedendo le condizioni da questa inquadratura dall'elicottero, meno insidiose, facendo le proporzioni sempre con i pericoli e le possibili trappole che nascondono delle discese così lunghe come quella del Colle dell'Agnello. Michele Scarponi in prima posizione, continua ad essere lui l'uomo che sta guidando la corsa, si è tolto la soddisfazione di conquistare la cima Coppi, ora come l'impressione che stia rallentando. Evidentemente l'ammiraglia ha impartito gli ordini del caso e le indicazioni. Vincenzo Nibali, che si è messo la mantellina, non se l'è messa invece Esteban Chaves. Non ha voluto perdere tempo, un'operazione che il campione italiano ha fatto molto velocemente. Non c'è stata la possibilità per Esteban Chaves di coprirsi, e questo potrebbe diventare un problema, perché ci sta scendendo da oltre 2700 metri un Vincenzo Nibali che invece sta correndo con l'atteggiamento giusto di chi vuole e sta provando ad avere una reazione, un po' di discordanza salendo verso il Colle dell'Agnello, in una prima fase non in grado di seguire Chaves, Kruijswijk e Valverde, poi invece pimpante negli ultimi 5 km di salita. Chissà che sia un segnale di una ritornata efficace della padelata di Vincenzo Nibali, che potrebbe mettere in mostra anche salendo verso Risul, e chissà che non sia la volta buona. Neppure Stefan Kruijswijk aveva indossato la mantellina una volta scollinati dalla Colle dell'Agnello. Andiamo da Andrea De Luca.
Altra caduta che ha coinvolto il corridore della strana, Kozatayev, sulla destra è uscito fuori strada in piedi ma dolorante il corridore kazako. Vuoi la linea? Grazie Andrea per questa segnalazione. L'importante, come ci ha detto, che dolorante sì, ma non ci siano gravi conseguenze fisiche per Kozatayev. Dovrebbe esserci dietro Nibali e Chavez Ruben Plaza Molina, che faceva parte del gruppo di testa, è lì a 100 metri. Altro uomo Orica, compagno di squadra di Chavez. E sarebbe fondamentale tenerlo assieme, perché potrebbe tirare quando la discesa si farà meno impegnativa e quindi sarà bisogno anche di pedalare con il lungo rapporto, e potrebbe consentire proprio Plaza Molina di arrivare ai piedi di Risul della salita degli ultimi 12 chilometri che portano al traguardo di Risul con una maggiore freschezza. Eccolo là che adesso si porta in prima posizione, si leva la mantellina anche Vincenzo Nibali. Andiamo da Andrea De Luca. Caduta rovinosa di Ilnur Zakarin, ce ne siamo accorti perché c'era la bicicletta a bordo strada. Il ragazzo è adesso è sotto il livello della strada. Adesso mi sgancio per andare a sincerarmi delle sue condizioni. Grazie Andrea, sorprese a non finire in questa discesa. Avevamo avuto delle grandi emozioni, avevamo vissuto delle grandi emozioni nella seconda parte della salita verso il Gran Premio della Montagna. Adesso colpi di scena uno dietro l'altro, eccolo qua il nostro elicottero che va a pescare il punto dell'incidente di Ilnur Zakarin, che è ancora là, come ci diceva Andrea, sotto la strada. Un'immagine davvero agghiacciante questa qua. La ruota anteriore, la bici. La bici da una parte, il corridore dall'altra. Bruttissima caduta questa per Ilnur Zakarin, colpi di scena che francamente non avremmo voluto vivere con tutte queste cadute. Adesso arrivano anche i medici del servizio sanitario con il dottor Branca, mi sembra lui il primo ad intervenire per cercare di soccorrere Ilnur Zakarin. Fra l'altro si è fermata anche da quest'altra parte l'ammiraglia della Katiuscia, in una posizione abbastanza pericolosa. Vabbè, io credo che in questo caso siano assolutamente giustificati e giustificabili, se non hanno rispettato la regola di doversi fermare sulla destra. Teniamo sotto controllo ovviamente la situazione di Zakarin. Eccolo qua intanto il cambio della bici per Steven Kreuzweg, che alla fine è stato raggiunto dall'ammiraglia. L'ammiraglia della Lotto Enel Jumbo è riuscita a riportarsi sul corridore e ha perso qualche altro secondo, in questo caso pochi ad essere sinceri, per il cambio della bicicletta. Ma è fondamentale naturalmente avere il mezzo meccanico nella massima efficienza, ed evidentemente qualcosa era saltato nella rovinosa caduta in cui è stato coinvolto. Nel frattempo credo sia stato superato dal gruppettino Alejandro Valverde, Maika e company, e quindi la necessità di recuperare, perché è fondamentale per Steven Kreuzweg ritrovare quel gruppettino, perché altrimenti si fa veramente dura per la maglia rosa, che oggi sta attraversando il primo momento di difficoltà, non per sue difficoltà fisiche ma per la sfortuna che purtroppo nelle corse in bicicletta può essere sempre dietro l'angolo per chiunque. Allora adesso il terzetto con Plaza Molina, Chavez e Nibali che vediamo sulla sinistra ha un vantaggio di una quarantina di secondi sulla gruppetto con Maika e Valverde. Un minuto Chavez e Nibali hanno su Steven Kreuzweg. Questi gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Radio Corsa. Vedete, fondamentale per Esteban Chavez e anche per Vincenzo Nibali aver incontrato Ruben Plaza Molina, che ora si impegnerà al massimo fino ai piedi della salita che porta al traguardo di Risul, consentendo al proprio capitano, che ora ha insomma c'ha una fish importante in mano, Esteban Chavez occupa la seconda posizione in classifica generale e la maglia rosa è staccata, e anche per Vincenzo Nibali naturalmente, che potrà recuperare. Torniamo da De Luca. Sì, allora sono stato con Dimitri, con al fianco di Dimitri Konishev, c'era tutta l'assistenza medica del giro. Allora, non riprenderà clavicola rotta, mi ha detto Dimitri Konishev, però era cosciente, il ragazzo si è anche sollevato, abbiamo preso un bello spavento, ma per fortuna non ci sono conseguenze serie. Clavicola sinistra rotta, questo mi ha detto Dimitri Konishev con un gesto, quindi il ragazzo tra virgolette sta bene per fortuna. La linea. Grazie Andrea.
Grazie davvero per questi tuoi collegamenti. Abbiamo visto ancora l'inquadratura dall'alto di Ilnur Zakarin, che in effetti era riuscito a tirarsi su, si stava toccando la clavicola sinistra, dunque da quello che abbiamo potuto vedere da queste inquadrature confermiamo sì la prima diagnosi, però insomma la cosa più importante è che Zakarin sia stato sempre cosciente. Sei stato sempre cosciente, la clavicola è una... insomma è un problema con cui molti corridori nella loro carriera hanno dovuto fare i conti. Insomma, nulla, dalle prime immagini avevamo veramente la sensazione che si trattasse di qualcosa di più serio. Sta di fatto che Ilnur Zakarin esce di classifica, purtroppo anche lui in difficoltà salendo verso il Colle dell'Agnello, evidentemente la discesa impegnativa ed esigente per scendere dai 2744 metri, tanti corridori come lui avevano la necessità di recuperare terreno e hanno chiesto troppo probabilmente alle proprie possibilità. Caduta per la maglia rosa e caduta anche per Ilnur Zakarin, che purtroppo deve abbandonare la corsa. Discesa pericolosa e impegnativa per tutti, per i corridori in primis, ma non solo per loro, anche per i nostri colleghi in moto. Allora abbiamo sentito Andrea De Luca che chiaramente con grande abilità si era fermato per seguire la vicenda Zakarin. Ecco Andrea, se riprendi la corsa anche in fondo alla discesa o a metà della salita verso il traguardo di Risul, va bene, va benissimo lo stesso. Adesso non correte troppi rischi per riportarvi sulla testa della corsa. Andiamo tranquilli anche in discesa, Andrea. Mentre sulla sinistra vedo, ecco, la maglia rosa che si è tolta il riparo che aveva inserito sotto la maglia in cima al Colle dell'Agnello. Mi sembra che stia pedalando con qualche difficoltà Steven Kruijswijk, qualche movimento in sella, evidentemente le botte che insomma, che ha preso, non, che magari non si sentono picchiando, subito. Ecco, picchiando sul muro di neve che in qualche modo lo ha anche attuito questo impatto, ma insomma, lo ha protetto, però insomma è un vero e proprio muro, la non neve è ghiacciata, un modo di dire. La neve ghiacciata fa male, insomma chi va a sciare lo sa bene, insomma, che cadere sulla neve ghiacciata ci si fa molto male. Credo che stia avendo qualche conseguenza, sarebbe importante, sì, mentre qui davanti Monfort ha raggiunto Scarponi, che però non collabora più di tanto, perché gli ordini che ha ricevuto sono quelli di attendere il gruppo Nibali che sta arrivando. 3 minuti e 45 cronometrato in questo momento, quindi Monfort dovrà fare da solo se vorrà andare. E mancano ancora 37 chilometri alla conclusione, una discesa lunghissima, poi la corsa arriverà a Ghigliestra, da dove ripartirà domani per la seconda giornata sulle Alpi e l'arrivo a Sant'Anna di Vinadio, e a Ghigliestra comincerà l'ultima salita, 12 chilometri 900 metri per arrivare a quota 1862 di Risul. Andiamo da Gianfranco Benincasa adesso, questo intanto è il gruppo Valverde. Gianfranco, siamo dietro alla coppia di testa formata da Monfort, Lotto Soudale e da Michele Scarponi, che ha parlato più volte anche con l'ammiraglia, ammiraglia Astana, che sta parlando in questo momento, Paolo Slongo anche con l'ammiraglia della Lotto. Potrebbe anche darsi che Scarponi sia in qualche modo fermato per far rientrare da dietro Nibali, anche se continuano comunque la discesa i due. Poco fa in un tratto rettilineo hanno raggiunto i 92 km orari. A voi. Grazie Gianfranco. E Steven Kruijswijk è sempre da solo, Steven Kruijswijk è sempre da solo, perché davanti a Silla, ripeto, con Alejandro Valverde, ma non riesce a riagguantarlo. Andrea De Luca. Frastagliato tutto il gruppo, adesso stiamo proseguendo, abbiamo recuperato tantissimi corridori. Naturalmente adesso siamo in una posizione in cui non vediamo assolutamente il vertice della corsa, vi restituiamo la linea. Grazie Andrea, in attesa che con calma tu possa riportarti comunque sulla parte calda della corsa, che è letteralmente esplosa, sì, negli ultimi 4 chilometri della salita verso il Gran Premio del Colle dell'Agnello. Eh sì, lì sono emerse le differenze di oggi, perché parliamo di differenze odierne con Alejandro Valverde, che così come è accaduto a Corvara nella tappa dolomitica, nel tappone dolomitico, ha mostrato i suoi limiti quando si pedala sopra i 2000 metri. Alejandro Valverde, che ora può contare sull'aiuto del compagno di squadra, è Rada Lopez, mi pare che lo stia aiutando, e con Maika e anche con Rigoberto Urán, mentre tutto solo continua Steven Kruijswijk. Una situazione veramente difficile per la maglia rosa oggi, che sta comunque reagendo con compostezza, cercando di non farsi prendere dal panico.
Ecco che adesso arriva un altro corridore, ma non riesce a tenere la sua ruota. Non riesce a tenere la sua ruota Steven Kreuzbeck. Silvio, forse in questa immagine davvero abbiamo avuto la conferma di quanto avevi notato poco fa. Forse ci sono anche dei problemi fisici per Kreuzbeck. Ma credo che abbia qualche problema con le botte che ha preso, perché la sua pedalata è comunque una pedalata composta, ma ogni tanto ha bisogno di smuoversi. Mentre rivediamo sulla destra, era la ruota di Esteban Chaves, Vincenzo Nibali davanti a tutti, vedete, perde il controllo della bici, impatto sulla neve ghiacciata, poi cade sul terreno, sull'asfalto, sulla strada. Ha dovuto perdere molto tempo grazie all'aiuto della scorta tecnica ufficiale del Giro d'Italia, perdere molto tempo per rimettere in ordine la bici, per rimettere la catena, per ripartire, e poi ha dovuto ricambiarla. E quindi qui abbiamo riassunto in 40 secondi l'odissea, il calvario che non è finito purtroppo per la maglia rosa, che comunque ha dovuto vivere fino a questo momento. Ora è tutto solo e deve cercare di non perdere lucidità, di non perdere compostezza, per cercare di limitare i danni in una situazione veramente difficile a questo punto. Per però Silvio, è vero che in discesa è anche difficile fare un po' un raffronto tra le varie velocità dei corridori, però mi sembrava si trattasse di Cardoso, è passato a velocità doppia rispetto a Kreuzbeck. Sì, anche una situazione insomma che normalmente non si fa così quando incontri la maglia rosa, insomma cerchi perlomeno di fargli una voce, per sono entrambi da soli, Cardoso davanti a Kreuzbeck, insomma è una situazione in cui chi trovi per strada vale la pena con chi trovi per strada dividere la fatica, insomma. E quindi, mentre qui siamo ritornati davanti, dove Slongo va a dare indicazioni a Michele Scarponi, che continua a mantenersi passivo sulla ruota di Maxime Monfort, e c'è anche l'ammiraglio ovviamente della Lotto Soudal. Scarponi che adesso ha dato una pacca a Maxime Monfort, come dire, ascolta, ti puoi spostare un po' in là che così parlo tranquillo con Slongo, e te vai pure a parlare con la tua di ammiraglie. È vero che c'è il contatto radio, Silvio, però credo sia tutta un'altra cosa poter dialogare direttamente, no? Ora ho l'impressione che si rialzi proprio Michele Scarponi, proprio per aspettare il trenino Vincenzo Nibali. Chiediamo la conferma anche a Gianfranco Benincasa. Sì, gli ha dato praticamente il via Scarponi, ha battuto una mano sulla schiena di Monfort che ha cominciato ad allungare un po', ora hanno rallentato, siamo proprio qui all'altezza di Michele Scarponi che sta ancora parlando con Paolo Slongo sulla miraglia, mentre poco più avanti, ora staccato di una 25 metri, c'è l'uomo della Lotto Soudal. A voi. Maxime Monfort, 32 km alla conclusione, Michele Scarponi che lancia un'occhiata anche verso la nostra telecamera. Secondo me avrebbe quasi voglia di un saluto Michele Scarponi, perché adesso deve rimanere concentrato. Esatto, deve rimanere concentrato. Si è quasi letteralmente, no, adesso si ferma, si proprio ferma, Michele Scarponi. È giusto si così, ferma proprio, è giusto Michele così. Scarponi. Anche perché incontri prima chi stai aspettando, è inutile continuare a pedalare, meglio fermarsi. Lui dovrà lavorare in questi ultimi 32 km di tappa, e più piano va, prima viene raggiunto. Andiamo da Gianfranco Benincasa, riparte Scarponi. Con Paolo Slongo, allora state aspettando Nibali. Sì, stiamo aspettando Nibali, questo è un pezzo di falso piano dove c'è del vento e bisogna aiutarlo. Scarponi è un uomo importante per Vincenzo e anche oggi si sacrifica per il suo capitano. Scarponi primo però su Cima Coppi, bravi. Eh sì, Scarponi, un applauso. Grazie a voi. Un applauso, basta un applauso per Michele un'ovazione, Scarponi. Un'ovazione, una standing ovation, oggi, no, e per quello che farà. Ma veramente, un'ovazione per Michele Scarponi, per quello che ha fatto in cima al Colle dell'Agnello e anche per la sua eccezionale professionalità, perché è stato letteralmente fermato dall'ammiraglia per mettersi al servizio del capitano, al servizio di Vincenzo Nibali. Eccoli che stanno arrivando i primi corridori, ma non è questo il gruppetto di Vincenzo, stanno arrivando su Michele Scarponi che dunque continua così a pedalare giusto per non raffreddarsi. Questi sono i primi seguitori nel gruppetto con Domon e con Michel Nieve. Ci fermiamo adesso per la pubblicità e poi ripartiamo con l'ultima parte della nostra diretta con Giro all'arrivo. Scoprirò l'Italia, ragazzi, seguendo il Giro. Scoprirò la nostra patria distesa nel suo bel corpo di prati d'aria, mari, monti, terra e cielo, ineffabili a ogni orizzonte d'autostrada, a ogni svolta di tourniquet. Vasco Pratolini, cronache dal Giro d'Italia 1947. Break dal Giro d'Italia.
e praticamente Konyshev ha dichiarato che, eccolo qua, questo è un tweet, praticamente solo clavicola ischierda, solo la clavicola sinistra, che in quel caso diciamo che il solo si può dire. Perché sì, deve aver fatto un volo. C'era la ruota da una parte, il telaio. Deve aver fatto un volo Zakarin, che purtroppo ha denunciato ancora una volta le sue così mancanze sulla guida della bicicletta, perché è vero che è stato sfortunato anche nella cronometro perché è caduto, ma sai quando cadi, cioè sul bagnato. Questi corridori che sono stati ripresi, sono Wiss per esempio, De Niffle, facevano parte dei 28 che erano al comando. Questo è Preidler, che è stato raggiunto in questo momento dal gruppetto di Chaves con Rubén Plaza, che sta facendo un grandissimo lavoro, e Vincenzo Nibali, che sta a ruota. Questo è un bel vantaggio per Vincenzo e per Chaves, perché in questa valle, questo vallone qui, diventa difficile poter fare la velocità anche. Vedete che rimangono invariate le distanze. Scusa Magro, Chaves e Nibali hanno sempre 35 secondi su Valverde e hanno circa un minuto e mezzo, un minuto e 20 secondi, un minuto e 15 su Kreuzweig. Ora Kreuzweig dovrebbe, se non sbaglio, dovrebbe raggiungere un gruppetto dove c'è Jungels, perché vedo l'ammiraglia di Davide Bramati che è qua, e probabilmente qui ci troverà, ora vediamo chi troverà, ma credo Rigoberto Uran, ci dovrebbe essere anche Tarame, ci dovrebbe essere Atapuma, ci dovrebbe essere anche Jungels, perché c'è qua l'ammiraglia della, o forse Carlos Verona, perché Carlos Verona era in fuga nei 28 e potrebbe essere proprio Carlos Verona. Era uno dei fuggitivi, il giovane spagnolo, sì. Perché ora si è rimescolato un po' tutto. Intanto Maxim Monfort chiaramente è solo al comando. Complice l'arresto di Scarponi, che aveva avuto, dalle notizie che ci danno, non è si è fermato e basta, aveva avuto un problema tipo un cambio ruota. Lì gli hanno detto fermati a questo punto, intanto è la rincorsa Verona con Jungels. Ora Kreuzweig è rientrato e va subito a ruota dei due Etics. Qui siamo sul resto dei corridori che una parte faceva parte della fuga di giornata, e ora in questo momento questi anche sono i segni chiaramente sulle braccia, per fortuna. Sordella nazionale di calcio. È stato fortunato perché è andato in un muro, contro un muro di neve, e quindi fondamentalmente ha fatto una gran capriola, ma sai, lì complice la nebbia, la visibilità, un po' la fatica che ha fatto, perché quando sei così in alto ci può stare. La bicicletta ha avuto una reazione non troppo, cioè non era stata guidata bene, perché è andata dritto su quella curva, probabilmente pensava di avere più spazio, i tempi di reazione anche con la nebbia si dilatano, perché insomma chi ha a che fare su un campo di neve, su una pista di neve, con la nebbia a volte bisogna essere molto molto bravi a non perdere l'orientamento. Lui credo, mi sembra che abbia proprio perso l'orientamento, poi ce lo dirà lui sicuramente nel dopo corsa, perché sarà sicuramente subillato di domande. E intanto questo è Riccardo, il gruppo, oggi è il marchio di fabbrica di Beppe Martinelli, quello che fece nel 2004. L'Olanda l'anno scorso per aiutare Aru, lo hanno fatto con Zaitz l'anno scorso per aiutare Aru a staccare Dumoulin, stessa tattica, stessa evoluzione, però se la sai fare bene perché cambiarla? Ora 28, qua Carlos Verona, che si trovava nei 28 di testa, sta facendo un lavoro per Jungels e di conseguenza anche per Kreuzweig, che si sta alimentando. Vediamo Rocas alla sua ruota, tutti i corridori che erano sparpagliati sul Colle dell'Agnello. Un corridore che faceva parte dei 28 della prima ora, che poi tanto prima ora non era, perché sono andati fortissimo proprio nella prima. Nel 2016 ai 2744 metri del Colle dell'Agnello, dove è transitato per primo Michele Scarponi, dove c'è stato il primo attacco di Chaves, poi di Vincenzo Nibali, ha sempre replicato alla grande Steven Kreuzweig. Nella discesa dal Colle dell'Agnello i colpi di scena uno dietro l'altro, a cominciare dalla caduta della maglia rosa. La caduta della maglia rosa di Steven Kreuzweig quando era insieme a Vincenzo Nibali e ad Esteban Chaves,
qualche centinaio di metri dopo il Gran Premio della Montagna. Ora abbiamo la situazione: in alto a sinistra vedevate Maxime Monforte in testa alla corsa, sulla destra ed inquadrato in questo momento il gruppo Nibali-Chaves con Michele Scarponi grandissimo che era in testa alla corsa, è stato fermato per essere in aiuto al proprio capitano. Qui abbiamo il gruppo di Alejandro Valverde che è a circa 30 secondi dal gruppo Nibali-Chaves e qui abbiamo il gruppo della Maglia Rosa con Steven Kreuzberg, che è particolarmente sfortunato, che si trova in una situazione tra l'altro tutto solo a dover lavorare, ha un piccolo aiuto da Carlos Verona che sta lavorando per la maglia bianca di Bob Jungels e da questo slow motion vediamo anche purtroppo i segni della rovinosa caduta addosso, andando ad impattare con il muro di neve ghiacciata sul Colle dell'Agnello per Steven Kreuzberg, poi costretto anche a fermarsi per cambiare la bicicletta. Una situazione che anche da un punto di vista tattico adesso è diventata difficilissima per Steven Kreuzberg, che è da solo, non ha compagni di squadra, chiaramente davanti lo mettono, lo lasciano là per tirare un piccolo aiuto, forse può riceverlo dalla Etix Quickstep. Adesso c'è stato un altro allungo con la maglia rosa che adesso ha un ritardo di 3 minuti e 50, dunque ha 50 secondi di ritardo rispetto al gruppetto con Nibali e con Chaves. Andiamo da Gianfranco Benincasa adesso. Così, per ricapitolare allora quanto sta avvenendo in questa tappa che è letteralmente esplosa, 40 secondi di ritardo tra la maglia rosa e Valverde, Valverde ne ha circa una trentina di secondi di ritardo dal gruppo di Nibali, Nibali insegue ad 1,50 e gli altri 5 quasi a prepista perché davanti c'è Monforte a vista dei 5 che sono lì, quindi questa è la situazione in questo momento di questa 19ª tappa. A voi. Gruppetto di Nibali e Chaves che ha riassorbito alcuni dei corridori che facevano parte del gruppo di testa iniziale. La fuga si era staccata alla traguardo volante di Saint-Père, dunque non nella primissima fase di gara ma dopo la bellezza di 75 chilometri. Dietro all'inseguimento, eccolo il gruppetto con Maika e con Valverde che può contare su un compagno di squadra, anche lui era stato mandato in fuga apposta, si tratta di Errada Lopez. Anche Jesus Hernandez in casa Tinkoff, anche lui nella fuga che era partita prima del Colle dell'Agnello, darà una mano a Maika, mentre nel frattempo Steven Kreuzberg sta avendo l'unico aiuto dalla Etix Quickstep che sta lavorando per Bob Jungels. Qui tutto solo invece Maxime Monfort a 25 km dal traguardo che prova a mantenere invariato il proprio vantaggio nei confronti del gruppo Nibali-Chaves condotto da Plaza Molina ed uno straordinario Michele Scarponi, dovrà affrontare poi gli ultimi 13 km in salita per giungere al traguardo di Risul. È difficile anche per Maxime Monfort pensare di poter raggiungere il traguardo vista la lotta che si è scatenata alle sue spalle. Andiamo adesso da Andrea De Luca, discesa tutta anche per te Andrea. Discesa tutta, abbiamo superato il gruppo della Maglia Rosa, la cui solitudine l'avete già descritta voi, può trovare una mano dal Serri che mi sembrava fosse il compagno Jungels che stava dando manforte a l'unico a dar manforte alla Maglia Rosa. Adesso mi sono riportato invece dietro al quartetto con i due Movistar, con Valverde, con Uran e con Maika, che stanno ormai raggiungendo, mi sembra, il gruppo là davanti che dovrebbe essere il gruppo Nibali, probabilmente voi della televisione lo vedete meglio di me. Comunque c'è una distanza tra i due gruppi di 200 metri, non di più, e il gruppo Valverde in forte rimonta. Voi la linea. Proprio così. Proprio così Andrea, stanno per rientrare in questo tratto in falso piano Valverde e Maika, con loro c'è anche Rigoberto Urán, Valverde e Maika che possono contare sull'aiuto di due compagni di squadra, il ritardo adesso di una quindicina di secondi, non di più. Prima di cominciare la salita che ci porterà al traguardo di Risul, ci fermiamo adesso per un'altra pausa pubblicitaria. La natura è da paradiso, la strada da inferno dantesco, i corridori di ritardo. Bambi, 5 avanti, 5 in centro e 5 dietro, riesce a fare la bizzona nel ciclismo Martirelli, uno davanti che però ti torna anche dietro. Sì, beh, ma l'ha fatta spesso e gli è sempre quella, andata bene. È uno schema che è quello da... Lui ha detto che voleva provare a far qualcosa e abbiamo visto, sai, il primo attacco sul Colle dell'Agnello operato da Jorica Greenage aveva messo un po' in difficoltà anche proprio Vincenzo Nibali. E quindi lì è stato effettivamente un attimo di campanello d'allarme. Poi davanti non si sono
si sono fermati. Perché è stata un'accelerazione secca quella perché, di Chavez. Perché comunque era rimasto, ricordiamo, era rimasto Chavez con Kreuzwijk e Valverde. Hanno rallentato e man mano che si cresceva, che si andava su in montagna e si saliva di altitudine, Valverde è andato in crisi dopo che Vincenzo si era, aveva recuperato e aveva dato un'accelerazione. Lì è stata veramente la chiave di volta, perché in cima alla, al, passo, al colle dell'Agnello è scollinato, a parte i primi, è scollinato Vincenzo Nibali, che si è messo l'impermeabilino in un batter d'occhio, e quella è lucidità, quella è, vuol dire avere subito quello che devi fare e saperlo fare immediatamente. Questo è il gruppettino all'inseguimento di Montfort. Sì, con... dove troviamo Hubert Dupont, troviamo Diego Ulissi che aveva provato ad attaccare sul colle dell'Agnello, e qui invece Carlos Verona con Kreuzwijk, che ora chiaramente collaborano perché tutti hanno la stessa esigenza, cioè di rientrare prima possibile su Valverde e successivamente Chavez e Nibali. E deve tirare, si deve dar da fare Kreuzwijk con la maglia rosa, e quindi vedi che... Gli altri dietro chiaramente non collaborano, sono in tre praticamente a tirare, Riccardo, anche se tutti avrebbero bisogno beh, di rientrare. Kreuzwijk, perché, Verona e Jungels. Non tirano perché in questo gruppetto ci sono... Compagni uomini. Di Valverde che avanti. C'è Tarame e un altro corridore della Katiuscia che non hanno più purtroppo Zakarin perché è caduto, si è ritirato. E quindi devono fare Verona, e poi c'è un Cannon del, che non tira perché davanti c'è Rigoberto Urán insieme a Maika, lo ricordiamo, e Valverde che sono all'inseguimento a loro volta. Porco, ma quanto mai utile in questa fase, e invece Steven Kreuzweg è costretto ad andare anche lui in testa al gruppo a fare delle lunghe tirate. Sono tutte energie che purtroppo non avrà più poi salendo verso Risullo. Una situazione veramente sfortunata per la maglia rosa, a cui va riconosciuto comunque il merito di aver corso con grande intelligenza, con grande efficacia, soprattutto di non aver perso la testa. Ecco, confermato e testimoniato quanto nelle corse a tappe sia fondamentale la squadra. Steven Kreuzweg, dal punto di vista della condizione fisica, avrebbe potuto fare anche da solo, probabilmente avrebbero avuto difficoltà a staccarlo anche oggi, perlomeno salendo verso il colle dell'Agnello aveva dimostrato, ha dimostrato grande efficienza. Ecco che però la sfortuna, una caduta, un incidente meccanico, nel suo caso una caduta senza serie conseguenze, ma che lo ha costretto a cambiare la bici e senza compagni di squadra, diventa ora veramente una situazione difficile a cui porre rimedio, che potrebbe costargli addirittura il simbolo del primato, perché ha circa un ritardo di un minuto e mezzo dal gruppo Chavez-Nibali, ed Esteban Chavez ha 3 minuti di ritardo in classifica generale, ma Chavez sta correndo a ruota, invece Kreuzweg si sta impegnando nell'inseguimento, quindi sta spendendo energie. Prima di andare da Andrea De Luca, qualche secondo per ricapitolare la situazione. Allora, Montfort è da solo al comando, al suo inseguimento un gruppetto con Diego Ulissi che ha un ritardo di 1:16, il gruppetto di Nibali e Chavez è a 2:26, a 2:45 il gruppo di Alejandro Valverde, a 3:20 il gruppo della maglia rosa che abbiamo visto inquadrato poco fa, il gruppo di Steven Kreuzweg, che dunque sta perdendo in questo momento esatto 1 minuto da Nibali e Chavez. Andrea De Luca, andiamo da te con questa situazione. Grande tensione si respira anche nelle ammiraglie. Garcia Costa ha un diverbio con la direzione di gara perché volevano portare assistenza a Valverde, ma prima c'era la Cannondale che doveva prestare assistenza a Rigoberto Urán, quindi giustamente la direzione di gara li ha stoppati e sono volate parole grosse tra l'ammiraglia e la direzione di gara, che è stata inflessibile e adesso concederà invece alla Movistar di prestare assistenza. A voi la linea. Grazie Andrea, ricordavi Silvio l'importanza della squadra, perché spesso si rischia di commettere l'errore di pensare che il ciclismo sia soltanto uno sport di gambe, uno sport dei singoli, invece sì, chiaramente poi è il capitano che finalizza, ma dietro c'è un lavoro enorme da parte di tutte le squadre, l'importanza della squadra e della gestione della squadra. Allora, abbiamo sottolineato come poco fa dall'ammiraglia dell'Astana abbiano letteralmente fermato Michele Scarponi per aspettare Vincenzo Nibali in questo tratto, in questa parte della vallata, dove l'aiuto di un compagno è particolarmente importante. E ci ricorda Auro Bulbarelli, ne approfittiamo per un affettuosissimo saluto ad Auro, che c'è stato un altro precedente, sempre con Giuseppe Martinelli, che adesso è il direttore sportivo di Nibali. Nel 2004
dirigeva la squadra di Damiano Cuneo, Guarella DS di Cuneo. Ne ha vinti tanti Giuseppe Martinelli di Giri d'Italia e di Tour de France, l'ultimo in ordine di tempo il 2014 proprio con Vincenzo Nibali, ed eravamo al Tour. Però nel 2004 una situazione simile, perché nella tappa che andava da San Vendemiano a Falzes fermò Mazzoleni per aspettare Damiano Cuneo, che nel frattempo era uscito dal gruppo sul Furcia, e andò poi con questa operazione. Mazzoleni fu determinante per il giovane veronese che conquistò quel Giro d'Italia. Oggi la Stana ha messo in atto una tattica simile, all'inizio lanciando Kangert, che non è riuscito a prendere il largo, poi lanciando invece, salendo verso il Colle dell'Agnello, uno straordinario Michele Scarponi, che ora si sta rendendo utile alla causa del proprio capitano, che ha la seria possibilità di rientrare nel podio di questo Giro. E poi c'è ancora la tappa di domani. Abbiamo conferma che non ci sono problemi dal punto di vista fisico per Vincenzo Nibali, la sua defiance in montagna, la mancanza di questo cambio di ritmo sarà oggetto di approfondimento con Paolo Slongo e con i vertici tecnici della formazione per capire dove si è sbagliato nella fase di preparazione. È comunque un Vincenzo Nibali che sta bene e che con carattere, con caparbietà e con tenacia sta cercando di raddrizzare il suo Giro d'Italia. Probabilmente è tardi per cercare la vittoria finale, ma è comunque Vincenzo Nibali che sta reagendo grazie anche all'apporto della sua squadra e di chi questa squadra la dirige. Il gruppetto di Nibali sta recuperando anche sul gruppetto di Diego Ulissi, che comprende Dupont, Cardoso, Boswell e Nieville, vincitore di Cividale del Friuli. 1:37 adesso il ritardo. Allora, nel gruppo Nibali ci sono Scarponi ovviamente, Denifl, Viss della Yam, Plaza Molina, che è il compagno di squadra preziosissimo di Esteban Chaves, c'è poi Preidler della Giant Alpecin, c'è anche Steven Roche del Team Sky e c'è Stefano Pirazzi, che sta lavorando moltissimo, tra l'altro è lui che sta aiutando Ruben Plaza Molina, Orica Greenedge e Michele Scarponi. Sono loro tre che si stanno portando a traino Chaves e Vincenzo Nibali e stanno rientrando sul gruppettino Ulissi. Stanno arrivando sul gruppettino Ulissi. E si stanno avvicinando sempre più alla testa della corsa, mentre si sta allontanando il gruppo Valverde e soprattutto il gruppo Kreuzberg. 3:23 adesso è il ritardo del gruppo della maglia rosa. Dunque, stando a questa grafica, Chaves e Nibali stanno guadagnando 2 minuti su Steven Kreuzberg. Andiamo adesso da Gianfranco Benincasa. Esattamente, stanno guadagnando Vincenzo Nibali dunque all'attacco e Beppe Martinelli, di cui avete appena parlato, con l'ammiraglia che era rimasto vicino al gruppo Valverde, ha subito superato tutta la teoria delle altre ammiraglie per andare a tutta velocità a raggiungere l'ammiraglia dove c'è Paolo Slongo, che abbiamo sentito anche prima, e per dar manforte dunque in questo momento di questa importantissima frazione del Giro d'Italia. Voi. Grazie Gianfranco. Rifornimento per Vincenzo Nibali, siamo al limite, abbiamo già superato gli ultimi 20 chilometri, rifornimento che non è consentito dal punto di vista regolamentare, potrebbe esserci un'infrazione questa sera per l'ammiraglia della Stana, ma tant'è vero che se hai bisogno di essere rifornito preferisci pagare la sanzione piuttosto di andare in crisi poi sulla salita finale. Poi ci spiega, ecco, andiamo da Andrea De Luca, così ci spiega meglio. Andrea. È stata la giuria a dare il permesso alle ammiraglie della Orica e della Stana di superare il gruppo Valverde, andare a rifornire i rispettivi corridori, quindi Chaves e Nibali, e poi fermarsi per attendere di nuovo il gruppo Valverde e riposizionarsi alle loro spalle. A voi la linea. Perfetta questa precisazione, Andrea, perché infatti dal regolamento nei primi 50 chilometri, negli ultimi 20 chilometri di una tappa non sono consentiti i rifornimenti, però ci avevate spiegato dalle moto poco fa che era un problema per le ammiraglie, considerando la situazione di gara, recuperare e risalire i corridori. Dunque è stata una deroga concessa questa dalla giuria di poter andare per la Orica e per la Stana, andare ad assistere i corridori. Poco più di 3 chilometri per Maxime Monfort, che continua a guidare questa interessantissima 19esima tappa di questa edizione del Giro, prima di attaccare la salita verso il traguardo di Risul. E prima di arrivare all'inizio della salita, appunto, Silvio, mi fa piacere anche ricordare un tifoso davvero speciale di Vincenzo Nibali,
chi era Don Francesco Pieraccini, il parroco di Mastro Marco. Io lo ricordo ancora tutto vestito di giallo in occasione della grande festa a Mastro Marco per celebrare la vittoria di Vincenzo al Tour de France. Suonava sempre le campane della chiesa per festeggiare le varie vittorie di Vincenzo. È scomparso ieri all'età di 86 anni Don Francesco e oggi si svolgeranno appunto i funerali a Mastro Marco. Un attimo fa era inquadrato il gruppo di Steven Kreuzweg ed è una delle poche occasioni in cui l'ho visto veramente soffrire. Una situazione difficile per la maglia rosa, per l'olandese Steven Kreuzweg. La sfortuna lo ha allontanato dai rivali diretti in classifica generale e si trova in una situazione veramente imprevista a causa di quella caduta scendendo dal Colle dell'Agnello. Uno Steven Kreuzweg che potrebbe pagare un dazio importante negli ultimi 13 chilometri verso Risul, perché è l'unico tra i grandi della classifica generale che sta spendendo moltissimo per cercare di recuperare terreno, perché Chaves e Nibali hanno dei compagni di squadra, Scarponi, Plaza Molina e anche Stefano Pirazzi, che sta facendo un gran lavoro. Anche Alejandro Valverde può comunque contare su un discreto numero di compagni che lo stanno aiutando. Invece Steven Kreuzweg è letteralmente da solo. Allora, intanto il battistrada Maxime Monfort arriva al cartello degli ultimi 15 chilometri, dunque siamo a Guillestre, sta per cominciare la salita che ci porterà al traguardo di Risul. Prima che cominci la salita sarebbe interessante se Gianfranco Benincasa, che sta seguendo il gruppo di Vincenzo Nibali, si potesse fermare per darci la situazione cronometrica esatta. Dunque Gianfranco, se puoi fermarti, fai partire il cronometro, ti fermi, aspetti prima Valverde e poi il gruppo della maglia rosa, così avremo l'idea, la situazione chiara, precisa, delineata all'inizio della salita. Ora, dai dati che arrivano dalla grafica, vedete, Alejandro Valverde è ad oltre un minuto dal gruppo Chaves Nibali e la maglia rosa è praticamente a più di due minuti da Chaves Nibali. Quindi una situazione veramente complicata in questo momento, che tra l'altro è una fase che, se vogliamo, la possiamo definire interlocutoria prima di andare ad attaccare la salita finale che porta ai 1850 metri di Risul. Interlocutoria Silvio, sì, però insomma da un punto di vista tattico invece forse la tappa si sta decidendo qua, perché sta spendendo tantissimo Steven Kreuzweg. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria, è l'ultima, così ci hanno garantito dal coordinamento, ci ha detto Franco Bortuzzo, prima di andare con la salita. Pubblicità dunque. E un ascoltatore da Twitter mi segnala una citazione da Michele Scarponi, abbastanza adeguata oggi, diario del Gregario, Edicolo Editore. Caro diario, ho finalmente capito perché metà delle salite è dedicata ai santi, perché se non ci fossero loro a darti una mano non ci arriveresti mai in cima. Break del Giro d'Italia. 50 secondi dalla maglia Chaves. È normale che ci si concentri sui corridori di classifica, però intervallato, certo, nel, è utile, certo, nel Monfort, insomma la corsa è corsa, bisogna anche cercare di ricordare chi c'è nel mezzo e fra le altre cose c'è un gruppetto con Ulissi, Nieve all'inseguimento di Monfort, che non ce l'hanno più fatto inquadrare, non ce l'hanno più fatto vedere, perché purtroppo i mezzi, cioè sono tanti, talmente frastagliata la corsa in questo momento che è anche difficile seguirla con le telecamere a disposizione. Anche perché un po' rientra in pianura, si può fare passare da un gruppo all'altro, quando sei in mezzo alle Alpi francesi è un po' meno comunque semplice. Stiamo per arrivare all'attacco della salita finale e quindi si fa sempre ancora più emozionante, più incerta la lotta per la maglia rosa. Che bel Giro d'Italia, scusate, lo dico piano, combattuto lo tutti dico i giorni, piano, maglia profilo, rosa che ha cambiato proprietario bassissimo. Tantissime volte, inizia la salita di Risul, che porta a Risul. Risul viene da una parola prelatina che vuol dire vetta, sommità, quella che bisogna guadagnarsi oggi. Comincia anche per il gruppo di Esteban Chaves e di Vincenzo Nibali la salita, l'ultima salita, quella che ci porta verso il traguardo in quota di Risul. Arrivo ai 1862 metri di questa località sciistica nata intorno agli anni 70.
È una salita di 12 km e 900 metri, una tappa questa che può riaprire, che può letteralmente sconvolgere di nuovo la classifica del Giro d'Italia. Al comando da solo c'è Maxime Monfora della Lotto Soudal, 50 secondi in ritardo del gruppetto con Esteban Chaves con Vincenzo Nibali, a 1.36 il gruppetto di Alejandro Valverde, a 2.56 il gruppo della Maglia Rosa, caduto rovinosamente nella discesa, appena cominciata la discesa dopo il GP, stretto a fermarsi di nuovo per il cambio della bicicletta. Maxime Monfort in testa alla tappa, attacca la salita verso Risul, la salita finale che porta al traguardo di Risul con 45 secondi di vantaggio sul gruppo Nibali-Chaves, ha terminato il proprio lavoro Ruben Plaza Molina e ora tocca ancora una volta ad un indomabile Michele Scarponi che ora in salita potrà al netto della stanchezza che ha comunque accumulato essere utilissimo per cercare di riportare il più lontano, di portare il più lontano possibile Vincenzo Nibali. Inizia la salita anche per il gruppo di Alejandro Valverde e di Rafa Omaika, tra poco inizierà la salita anche per lo sfortunatissimo Steven Kreuzweg che sta sfruttando il lavoro di Carlos Verona che sta lavorando per il capitano Bob Jungels e poi cercherà lungo gli ultimi 13 chilometri di riparare e di confinare i danni in questa giornata assolutamente sfortunata per lui. Primo piano sulla sinistra per Vincenzo Nibali, sulla destra, eccolo insieme a Chaves, sulla destra invece il gruppetto della Maglia Rosa per il quale deve ancora cominciare la salita verso Risul. Andiamo da Andrea, qualche distacco Andrea, è importante. Adesso appena possibile ve lo darò perché mi sono appena adesso accodato al gruppo di Vincenzo Nibali, quindi ancora qualche secondo e... Ok, grazie Andrea, allora ai meno 15... Dunque quando ci stavamo avvicinando all'inizio della salita era di 2 minuti il vantaggio di Chaves Nibali nei confronti di Steven Kreuzweg. Ecco che comincia la salita anche per il gruppetto della Maglia Rosa e c'è Bob Jungels che sta facendo il ritmo nella fase iniziale ma adesso si porta di nuovo al comando Steven Kreuzweg, mentre questo è il primo piano del belga della Lotto Soudal. Maxime Monfort ha chiesto di nuovo e chiesto ancora la collaborazione di Michele Scarponi, ma sono arrivati altri ordini dall'ammiraglia della Stana e dunque Maxime Monfort ha continuato da solo, ma certo che è una situazione al limite dell'impossibile per il belga. Silvio. Direi di sì, si sta comunque provando, mentre Steven Kreuzweg, che dovrà impegnarsi in una sorta di cronoscalata, è andato fortissimo all'Alpe di Siusi, oggi però ha già speso tantissimo e soprattutto si è reso protagonista, sfortunato protagonista di una caduta scendendo dal Colle dell'Agnello, sembra essere in grado di rimanere già da solo perché Bob Jungels fa fatica a tenere il suo ritmo, Steven Kreuzweg che si impegnerà in questi ultimi 12 chilometri per cercare di contenere i danni. In questo momento circa 2 minuti e mezzo, quindi altri 30 secondi e potrebbe perdere la Maglia Rosa Steven Kreuzweg a favore di Esteban Chaves. La cartolina che ci arriva da Ghigliestra nel cuore delle Alpi e possiamo aggiungere anche nel cuore delle Alpi ciclistiche, perché è da qua che partono le strade per l'Isoar, per il Var, per Risul. Domani partirà proprio da Ghigliestra anche l'ultima tappa prima della passerella finale, prima della celebrazione finale del Giro d'Italia nella Cuneo Torino di domenica. Rigoberto Urán, Rauf Omaika, Alejandro Valverde sono rimasti loro tre con un ritardo adesso di circa 1 minuto rispetto al gruppo di Chaves e Nibali. Si erano avvicinati moltissimo, erano arrivati a 20-25 secondi dal gruppo Nibali-Chaves per poi essere respinti e avere in questo momento, quando siamo al secondo chilometro della salita verso Risul, 1 minuto di ritardo dal gruppo Nibali-Chaves, sempre condotto, non abbiamo più aggettivi per definire Michele Scarponi oggi, che stanno ormai arrivando su Monfort, a cui rimangono veramente un centinaio di metri di margine. Forse anche qualcosa meno spettacolare l'azione di Michele Scarponi, si è tolto la soddisfazione di transitare per primo in cima al Colle dell'Agnello, dunque di far sua la cima Coppi del 2016, il punto più alto dell'edizione numero 99 del Giro d'Italia, e poi immediatamente si è calato di nuovo nei panni del gregario, e ci fa un certo effetto usare questo termine, anche se sempre con l'accezione più di ammirazione possibile, però
forse più un luogotenente di un gregario. Comunque professionista esemplare. Professionista esemplare che dopo aver lavorato in pianura, perché con Plaza Molina e con Stefano Pirazzi sono loro che hanno tenuto lontano Alejandro Valverde e Steven Kruijswijk, sta lavorando anche in salita, il suo terreno ideale, ma nel frattempo ha accumulato tanto acido lattico nei suoi muscoli, ma è veramente straordinario e fondamentale il lavoro. Sì, tra l'altro un aspetto che ricordiamo poco, fino a 2 giorni fa c'aveva una clavicola rotta Michele Scarponi, che sembrava quasi che non dovesse neanche farcela recuperare per il giro. Eh sì, alla Tirreno Adriatico accade, quindi eravamo a metà marzo, sono passati 60 sì, giorni. Nel senso che insomma, certo, in 60 giorni. Vicina. Sono passati 60 giorni e ha recuperato non solo l'efficienza fisica ma anche la forma, che sta uscendo proprio in questa ultima cruciale settimana, ma già la settimana scorsa avevamo visto uno straordinario Michele Scarponi. Qui Leandro Valverde è rimasto con Uran e con Maika, stanno raggiungendo Denifl, ma vedi, devono fare tutto da soli, sono solo Chaves e Vincenzo Nibali che possono ancora contare sull'apporto di Michele Scarponi. Poi sarà un testa a testa tra i grandi di questo giro, tra coloro che occupano le prime 5 posizioni della classifica generale. C'era anche il Nur Zakari, un altro sfortunato protagonista, caduto rovinosamente scendendo dal Colle dell'Agnello e costretto al ritiro. Una salita ciclisticamente giovane, quella che ci porta verso il traguardo di Risula, perché la prima volta è stata fatta nel 2010 alla Tour de l'Avenir con una doppia affermazione, perché ci fu anche una crona scalata di Nairo Quintana. Poi sempre nel 2010 venne percorsa questa salita con arrivo in cima al Criterium del Dauphiné, la vittoria di Nicolas Vaugondy. Ancora al Criterium del Delfinato nel 2013, splendido successo di Alessandro De Marchi dopo una giornata tutta in fuga, e alla Tour del 2014 vinse il corridore che vediamo al comando di questo terzetto, vale a dire Rauf Maika, e lì fu là il sigillo definitivo, possiamo dire, di Vincenzo Nibali, che si piazzò secondo su quel meraviglioso Tour, era appunto del 2014. Andiamo da De Luca adesso. Vi dico che il Valverde è di 1:01 rispetto al gruppo di Nibali, quindi 1:01, avevo cronometrato prima, quindi stanno salendo con lo stesso passo, perché nell'ultimo chilometro ha perso solo un secondo il gruppo Valverde. A voi la linea. Ok, grazie Andrea. Dunque corrisponde secondo più secondo meno anche al dato che vediamo adesso evidenziato in grafica, dunque 1 minuto il ritardo di Valverde dalla testa della corsa, ovvero dal gruppetto con dentro Chaves e Nibali. Mentre sembra aver recuperato qualcosa Steven Kruijswijk, che può contare sull'aiuto di Bob Jungels. Sono loro due che si stanno impegnando, li vedete sulla destra, sulla sinistra invece sempre Michele Scarponi a condurre il gruppo di testa con Chaves e Nibali alla sua ruota, poi Preidler, c'è anche Diego Ulissi e via via tutti gli altri, c'è Michel Nieve per il Team Sky e c'è Monfort in ultima posizione, è stato raggiunto circa un paio di chilometri fa il portacolori della Lotto Soudal, che aveva raggiunto per primo Michele Scarponi in testa alla corsa per poi continuare tutto solo. Attenzione a Nibali, attenzione a Vincenzo Nibali, perché si è spostato Michele Scarponi e parte Nibali, non si fa sorprendere però Esteban Chaves, però dobbiamo dire Silvio che è tutta un'altra pedalata, è tutta un'altra testa, è tutto un altro Nibali quest'oggi. Direi di sì, a qualche avvisaglia di difficoltà salendo verso il Colle dell'Agnello per rispondere alla prima sollecitazione di Esteban Chaves, ma Vincenzo Nibali ora sta facendo veramente sul serio, sembra la pedalata dei giorni migliori, mentre si stacca e gli viene riservata un'inquadratura, un primo piano Michele Scarponi, indomabile e fondamentale anche oggi. Rimangono in 3 Nibali, Chaves e Michel Nieve, con uno splendido Diego Ulissi che sta cercando di rientrare, e dietro intanto cosa succede? Succede che c'è lo scatto della maglia bianca e non riesce questa volta a rispondere Steven Kruijswijk. Attenzione, perché il giro può essere, la classifica del giro in questo momento può essere letteralmente rivoluzionata, perché questa è la prima volta in assoluto che vediamo la mancata reazione di Steven Kruijswijk. E la smorfia sul suo volto che già gli abbiamo visto qualche chilometro fa, sfortunatissimo, probabilmente deve arrendersi alla sfortuna, oggi sta comunque cercando di reagire, ma è sintomatico come non riesca a seguire il ritmo di Bob Jungels. È uno Steven Kruijswijk che ha dovuto spendere molto nella discesa del Colle dell'Agnello fino ai piedi di Risule, sta pagando purtroppo, come era prevedibile, queste energie.
energie che sarebbero invece utilissime in questi ultimi 12 chilometri in salita. Vincenzo Nibali sta collaborando con Chavez. Io al suo posto proverei a rimanere un po' a ruota, esatto, perché è una la fish in mano ce l'ha Esteban, esatto, Chavez in questo, esatto, momento. A collaborare, e la deve giocare lui. E la deve giocare lui. Oh, guarda Ulissi, sulle sue spalle la responsabilità. Ulissi anche, sta rientrando anche Diego Ulissi sul terzetto con Michel Nieve, Esteban Chavez e Vincenzo Nibali, che infatti adesso, come se ti avessi ascoltato Silvio, allarga la propria traiettoria per obbligare Esteban Chavez a portarsi davanti. Sta cercando disperatamente alleanze per strada Steven Kreuzweg, che adesso trova Stefano Pirazzi, però lo salta e non dà mano invece Simon Clark, che è l'uomo della Cannondale alle spalle della maglia rosa. Andiamo da De Luca, Andrea. Ai meno 9 il ritardo di Valverde è di 1:06, quindi considerato che proprio in quel momento è partito Vincenzo Nibali, perché Nibali è partito ai meno 9:100, quindi credo che si dilaterà ulteriormente. Per adesso 1:06 ai meno 9 il ritardo di Valverde. Grazie Andrea, hai fatto bene a ricordare che subito dopo c'è stato lo scatto di Vincenzo e in effetti qualcosa Valverde con Mike e Rigoberto Urán aveva perso, però stanno anche recuperando ora perché il ritmo è tornato più regolare. Intanto ad ogni accelerazione dà la sensazione di perdere qualcosa Michel Nieve, invece nulla sta perdendo assolutamente Esteban Chavez. Esteban Chavez che sta sfruttando una situazione dove vede Vincenzo Nibali che è galvanizzato da questa condizione tornata ad essere quella usuale per una fuoriclasse come lui, si sta impegnando. Io lo vedo male, lo vedo veramente male. Rischia di andare veramente alla deriva e dispiace, che questo sia a causa di una caduta. Di una caduta che purtroppo in cui è incappato, purtroppo. Ma anche questo fa parte della legge del ciclismo. C'era la sensazione che il giro non fosse chiuso, noi avevamo sempre rifiutato, anche perché con due giorni sulle Alpi sarebbe stato sciocco, insomma, dare già per scontata in cassaforte la classifica dopo l'arrivo di ieri di Pinerolo. Però insomma peccato davvero che il colpo di scena sia arrivato a causa di una caduta della maglia rosa. Mentre Esteban Chavez affianca Vincenzo Nibali, si scambiano qualche parola. Io non so se Esteban Chavez si è informato di quanto sta accadendo, ma in questo momento è lui il naturale favorito del giro. Rischia tra qualche chilometro di essere premiato con la maglia rosa in cima a Risul, il simpaticissimo colombiano. Non so se sia un segno di debolezza, che ha dimostrato comunque anche nell'ultimo chilometro verso il Colle dell'Agnello. Forse non è una scelta quella di Chavez. Potrebbe essere una scelta, sai, noi facciamo delle ipotesi sulla base di quello che le immagini ci fanno vedere. Sta di fatto che Vincenzo Nibali sembra in una situazione particolarmente positiva anche rispetto al fortissimo scalatore colombiano, mentre Michel Nieve si mantiene a ruota e naturalmente in cuor suo culla il sogno di bissare il successo di tappa di Cividale del Friuli, perché potrebbe sfruttare il lavoro. A lui non interessa assolutamente nulla andare ad alimentare questo tentativo, può rimanere sulla ruota di Chavez e di Nibali. Torniamo da Andrea De Luca per avere il distacco tra il gruppetto con Nibali e il gruppetto di Valverde. Andrea, 1:10 in un gran... Adesso l'audio è disturbato, abbiamo solo capito 1:10, forse erano le parole più importanti queste per l'intervento di Andrea De Luca. Grazie Andrea, 1:10 dunque. Continuano, non stanno guadagnando, non stanno perdendo dietro. Continuano ad andare alla stessa velocità il gruppo Valverde, il gruppo Nibali Chavez, Valverde, Maika Urán. Valverde che ha dei brutti ricordi sulla salita di Risul, mentre sta per essere raggiunto da Valverde proprio Michele Scarponi. E Valverde quanto ha di vantaggio invece sul gruppetto maglia rosa? Andiamo da Gianfranco Benincasa. Eccoci qua, abbiamo appena cronometrato il vantaggio del Mursiano sulla maglia rosa, è di 1:40, quindi sta perdendo ulteriormente l'olandese, che è davvero in crisi dopo la caduta, dopo la discesa, ed ora in crisi sicuramente su questa salita verso Risul. A voi.
Grazie Gianfranco, dunque confermata anche la nostra grafica, secondo più, secondo meno chiaramente. Un minuto per Alejandro Valverde dalla testa della corsa, 3 minuti invece il ritardo della maglia rosa. Ci sono anche gli abbuoni, però in questo momento senza abbuoni la maglia rosa in questo momento non è più sulle spalle di Steven Kruijswijk ma passa su quelle di Esteban Chaves. Steven Kruijswijk che continua ad alzarsi sui pedali, sono transitati 100-150 metri fa il cartello che segnala loro 7 km al traguardo, transitato un attimo fa in meno 8 invece non la maglia tiene, rosa di Steven Kruijswijk. Non tiene il ritmo Stefano Pirazzi, sarà anche in crisi è Steven Kruijswijk, però insomma è comunque un gran corridore dalla solidità davvero eccezionale, lo aveva fatto vedere l'anno scorso al Giro d'Italia, lo ha confermato in questo Giro d'Italia, rischia di finire KO per colpa di una caduta. È vero Silvio, sei stato in gruppo per una vita, le cadute fanno parte di questo sport, però comunque io lo vorrei sottolineare, peccato perdere la maglia rosa, perdere un leader per colpa di una caduta. Ci sta, è successo mille volte, però è un peccato incredibile. Sono d'accordo con te, anche perché non ha mai dimostrato segni di debolezza Steven Kruijswijk, non li aveva dimostrati nemmeno oggi salendo verso il Colle dell'Agnello, mentre davanti è rientrato anche Diego Ulissi, bravissimo anche lui in un terreno che non è proprio il suo a reagire, non appena è stato superato dal gruppo Nibali-Chaves, ha avuto qualche difficoltà all'attacco della salita di Risul sotto l'incalzare del ritmo che stava imponendo Michele Scarponi, poi con regolarità è riuscito a rientrare, anche questo dimostra che la velocità non è comunque altissima. Esteban Chaves sta pedalando virtualmente maglia rosa, proprio 3 minuti il suo distacco stamani da Steven Kruijswijk ed è 3 minuti il vantaggio che ha in questo momento insieme a Vincenzo Nibali, a Michel Nieve e a Diego Ulissi sulla maglia rosa di Steven Kruijswijk. Però lo hai appena fatto, però bisogna riservare altre due parole per Diego Ulissi. Qua intanto è Rafa Umaika che chiede maggior collaborazione da parte di Valverde e di Rigoberto Urán. Ulissi che ha vinto la quarta tappa appena di entrato in Italia dopo la partenza in Olanda, la tappa di Praia a Mare, dunque all'inizio del giro, ha vinto al giro di Boa perché si è aggiudicato la tappa di Asolo e adesso che siamo al weekend conclusivo, che è cominciato il weekend conclusivo sulle Alpi, è sempre là a giocarsela con i grandi, ma non è che forse fa un pensierino per il futuro anche alle corse a tappe, alla classifica delle corse a tappe. Ma io me lo auguro perché è una naturale evoluzione secondo me di un corridore con le sue caratteristiche. Tra l'altro ti faccio notare che oltre agli appuntamenti che hai citato e al fatto che oggi sia ancora in testa alla corsa quando mancano 6 km al traguardo, tra una tappa e l'altra è stato spesso all'attacco, spesso nelle fughe che hanno caratterizzato la giornata, anche sabato scorso il tappone dolomitico lo ha visto protagonista, quindi un Diego Ulissi un giro molto positivo, oltre alle due vittorie sempre costantemente nel vertice della corsa, ed è secondo me una questione mentale se un giorno vorrà o meno provare a fare classifica, una questione mentale che credo questo giro in qualche modo qualche dubbio glielo abbia dissipato, e non mi sorprenderei di vedere un giorno già magari dal 2017 Vincenzo Nibali, Diego Ulissi provare a fare classifica in giro. Allora qua il terzetto con Maika, Rigoberto Urán e Valverde è andato a riassorbire altri corridori che facevano parte della fuga iniziale, è stato ripreso tra gli altri anche Maxime Monfort che è stato battistrada tra la fine della discesa del Colle dell'Agnello e l'inizio della salita conclusiva verso il traguardo di Risul. Valverde adesso ha recuperato una decina di secondi nei confronti della testa della corsa, adesso è segnalato a 48 secondi. Andiamo da Andrea De Luca, così ce lo può confermare con il suo cronometraggio. Andrea? No, 1.04, proprio preso il rilevamento ai meno 6, 1.04 con Cardoso che fa un grande ritmo, quindi hanno guadagnato sì qualcosa, 4 secondi in un chilometro, però non così tanto come probabilmente vi indica la grafica. 1.04 il ritardo di Valverde, a voi. Perfetto, grazie Andrea, dunque siamo sempre sopra il minuto, ricordiamo anche tenendo d'occhio costantemente la classifica generale che Valverde su Nibali, e stiamo parlando del podio, chiaramente attenzione a Nibali, parte Vincenzo Nibali, all'uscita da quella tornante c'è stato il nuovo scatto di Nibali, questa volta si è un po' fatto sorprendere Esteban Chaves, paga chiaramente questa accelerazione, Diego Ulissi paga parzialmente anche
Michael Nieve e invece Esteban Chaves che dopo aver perso qualche metro immediatamente si è riagganciato alla ruota di Nibali. Vuole la vittoria di tappa il campione italiano, la vuole con tutte le sue forze, la meriterebbe anche per la volontà con cui sta concludendo questo giro che potrebbe premiare anche Vincenzo Nibali con l'inserimento nuovamente sul podio, sui primi tre di questa edizione. Esteban Chaves sembrava pedalare con una certa pesantezza, ma invece è stato bravo a reagire immediatamente, ma è rimasto è rimasto da solo perché c'è stato il nuovo allungo, la nuova accelerata, il nuovo forcing da parte del siciliano e questa volta paga anche Esteban Chaves, ha guadagnato una ventina di metri Vincenzo Nibali. Lo avevamo detto, non sembrava il Chaves brillante dei giorni scorsi, ma soprattutto non sembrava il Nibali dei giorni scorsi. E la conferma arriva da questa ultima salita. Pedalando a ruota di Esteban Chaves negli ultimi 3 km di salita si è reso conto che potrebbe avere la forza di staccarlo. Per ora ci è riuscito, c'è una differenza minima tra i due. Con molta intelligenza Esteban Chaves sta salendo del proprio ritmo, tenendo nel mirino, alla classifica anche poi Chaves. Tenendo nel mirino Vincenzo Nibali, che insomma questi scatti chiaramente lo aiutano anche a mettere più lontano sia Valverde che Kreuzweg. Per ora hai detto bene, Vincenzo Nibali che non è quello dei giorni scorsi. Qui vediamo il rallenti del secondo scatto di Vincenzo Nibali che dalla testa stacca letteralmente di ruota Esteban Chaves, che comunque sta reagendo con intelligenza tenendo nel mirino il campione italiano. Siamo a 4 km e mezzo dal traguardo di Risul, andiamo adesso da Gianfranco Benincasa. Sempre dietro Valverde, in questo momento abbiamo risalito il distacco tra la maglia rosa e il murciano, in questo momento è sui 2 minuti. Sempre a voi. Grazie Gianfranco, intorno ai 2 minuti dunque dalla testa della corsa, sono 3 i minuti di ritardo e dunque ha la possibilità di vestirsi di rosa stasera Esteban Chaves. Grandissimo duello, grandissimo testa a testa quello che stiamo vivendo sulla salita verso Risul con Nibali che allunga ancora, ha approfittato di quella tornante per lanciare un'occhiata, per lanciare uno sguardo al suo diretto avversario e poi ha affondato di nuovo i colpi. Siamo in salita e guardate addirittura con la posizione come se stesse affrontando un tratto in falso piano Vincenzo Nibali che sta dando tutto ed ha guadagnato qualcosa, non molto ma qualcosa ha di nuovo guadagnato su Chaves. Addirittura ha inserito il plateau grande davanti, ora ripassa quello piccolo, 53-25 azionava Vincenzo Nibali in questa salita verso Risul che dopo il 10° chilometro presenta tra l'altro i tratti più impegnativi e quindi è sintomatico e Vincenzo Nibali che la conosce molto bene perché è una delle salite che gli ha regalato grande soddisfazione al Tour 2014, si è scattato proprio in vista del tratto più impegnativo che sulla carta dovrebbe essere più idoneo a uno scalatore come Chaves, che evidentemente Vincenzo Nibali si è accorto non avere la pedalata dei giorni migliori. Quanto ha? Hai meno 4, adesso andiamo un attimo per poter consentire il cronometraggio, andiamo da Andrea De Luca, il vantaggio di Vincenzo che si alza ancora sui pedali, Andrea. 6 secondi, hai meno 4 per Vincenzo Nibali. Grazie Andrea, magari poi ci potrai chiedere la linea per avere il ritardo invece di Alejandro Valverde che sotto i colpi di Nibali, in base a quello che dice la nostra grafica Silvio, sta precipitando a 2 minuti. In questo momento Vincenzo Nibali virtualmente ha strappato la terza posizione in classifica ad Alejandro Valverde, 1:20 la differenza tra Valverde, terzo in classifica stamani, e Vincenzo Nibali quarto, e quindi una situazione che sta premiando questo atteggiamento aggressivo, questa volontà di reagire da parte della Stana e di Vincenzo Nibali che per ora sta premiando e siamo ormai vicini agli ultimi 3 chilometri mentre continua il calvario di Steven Kreuzweg che nonostante quello che sta accadendo davanti non è andato alla deriva. 3:16 ha iniziato la scalata verso Risul con 3 minuti di ritardo nei confronti della testa della corsa e si mantiene comunque più o meno sullo stesso distacco. Non so come possa essere il ritmo di Jan Boswell, però comunque importante per Steven Kreuzweg se non altro aver trovato un punto di riferimento proprio nello statunitense del Team Sky. Continua nella sua azione solitaria invece in testa Vincenzo Nibali. Vedete quei cartelli sulla destra? Ci sono alcune di queste tornanti che portano verso il traguardo di Risul che sono stati intitolati a dei corridori che qua hanno lasciato il segno. Dunque c'è
la curva dedicata a Contador, c'è la curva, anche se è più giovane la storia di questa salita, intitolata a Pantani, ce n'è una per Aru, ce n'è una per Valverde, una per Maika, una per De Marchi, che ricordiamo qua vinse nel 2013 una tappa del Criterium del Delfinato, una curva anche per Quintana, una per Vogondi che vinse sempre al Delfinato nel 2010. L'ultima curva dedicata è le Virage Nibali. Andiamo adesso da Benincasa, chiediamo conferma da Andrea De Luca. Andrea, a te. Ai meno 4, 1 e 37 il ritardo di Valverde da Vincenzo Nibali, e 1 e 30 da Chaves, 1 e 44 da Chaves, 1 e 37 da Nibali, 1 e 44 da Chaves, anzi è il contrario, chiedo, sì, sì. No, giusto, okay. Scusate, a voi la linea. Ok, ok Andrea, perfetto così, dunque 1.44, quindi più o meno corrisponde anche con la nostra grafica, chiaramente non può essere precisa al secondo, perché insomma il cronometro è piazzato grazie alla GPS sulle moto che precedono o seguono i corridori, dunque una forbice di qualche secondo è assolutamente ammissibile. Diciamo 1.40 il vantaggio di Vincenzo Nibali nei confronti del gruppetto di Alejandro Valverde. In classifica generale, perché quella dobbiamo sempre averla presente, Nibali stamani alla partenza da Pinerolo aveva 1 minuto e 20 da recuperare a Valverde, dunque in questo momento Vincenzo è sul podio del Giro d'Italia perché ha di nuovo superato Alejandro Valverde e ha aumentato il suo vantaggio nei confronti di Esteban Chaves. Si era capito che lo scalatore, simpaticissimo scalatore colombiano, stava soffrendo, non è una pedalata, la pedalata che abbiamo visto salendo verso il Valparola, il Falzarego, il Valparola sabato scorso, poi giornata conclusa trionfalmente a Corvara con la vittoria di tappa. Ha bisogno anche lui di gestire un momento di stanchezza che è arrivato improvviso, mentre Vincenzo Nibali sembra oggi trasformato, sembra oggi aver ritrovato la pedalata dei giorni migliori. 16-17 secondi continua, poco, lentamente ma inesorabilmente ad aumentare il suo vantaggio nei confronti del colombiano. 17 i secondi che adesso ha Vincenzo Nibali nei confronti di Esteban Chaves ai meno 3 chilometri. Andiamo da Benincasa. E ai meno 4 da Risula, ai meno 4 dalla vetta, il ritardo di Kruijswijk, la maglia rosa, da Alejandro Valverde è di 2 primi e 10 secondi. A voi. 2 primi e 10, dunque si sta perdendo 3 minuti e 40 più o meno Kruijswijk da Nibali. 3 minuti e 40, Silvio, se continua di questo passo, cioè Nibali torna prepotentemente in lotta anche per la classifica, perché insomma 3 minuti e 40 ne aveva 4 e 43 da Kruijswijk stamani. Sono tentato anch'io di lanciarmi in voli pindarici, pensando a cosa aspetta i corridori domani, ma voglio godermi, pensando anche che mancano 2 km e mezzo alla conclusione e pensando che ci sono anche gli abbuoni. Assolutamente, ma voglio godermi questo spettacolo. Chi avrebbe scommesso tra di noi stamani di vedere una situazione di questo genere? Un Vincenzo Nibali che sembra veramente aver ritrovato la gamba dei giorni migliori a termine di questo giro, quando mancano 72 ore al termine di questa importante edizione del Giro d'Italia, a sole 24 ore del successivo giornata in alta montagna domani, che vedrà i corridori ad arrivare a Sant'Anna di Minadi. Un Vincenzo Nibali che prepotentemente rischia questa sera di ritornare in gioco anche per la classifica finale, per la vittoria finale. Un Vincenzo Nibali che ha sole 2000 metri al traguardo, un Esteban Chaves che nel frattempo è ancora, perde ancora a terreno e viene raggiunto proprio in questo istante da Michel Nieve. 27 secondi adesso arriva il nuovo aggiornamento, tanto è l'avvantaggio di Nibali nei confronti di Esteban Chaves, ormai è in vista degli ultimi 2 chilometri del cartello che indicherà gli ultimi 2000 metri Nibali, mentre Esteban Chaves sta per essere recuperato anche da Michel Nieve. Dunque la situazione ai 2 chilometri dalla conclusione, Nibali da solo al comando della quinta della tappa, con il quinto arrivo in salita di questo Giro d'Italia, al suo inseguimento una coppia, quella formata ora da Chaves e da Michel Nieve, a 1.50 il gruppetto con Alejandro Valverde, a 3 minuti e 40 invece il gruppo con la maglia rosa di Steven Kruijswijk. Nibali ha superato i meno 2 alla fine.
è un primo piano di Vincenzo Nibali sulla sinistra, ci fa capire che è un Vincenzo Nibali ancora in grado di continuare questo suo forcing che oggi gli regalerà probabilmente la vittoria di tappa. Usiamo il condizionale perché è sempre bene, dopo tutte le sorprese che abbiamo vissuto oggi, stare con i piedi per terra. Quello che è importante è che Vincenzo Nibali sia un Vincenzo Nibali ritrovato, che nel tratto più impegnativo di questa salita verso Risul continua ad avere una pedalata molto efficace, con la gamba piena, con la catena sempre in tiro. Un Vincenzo Nibali in grado di aumentare ancora il proprio margine nei confronti di Chavez al suo inseguimento. La situazione ai meno due ci la spiega Andrea De Luca. Vai Andrea. Sono 33 i secondi di vantaggio di Nibali su Chavez, che ha perso in 300 metri ben 6 secondi. A voi la linea. Perfetto, grazie, grazie Andrea. Dunque un chilometro e mezzo, poco più. Questa, se non sbaglio, è la curva proprio intitolata a Vincenzo Nibali, dove stava arrivando adesso il siciliano. Un chilometro e mezzo alla fine, 2 minuti il suo vantaggio su Alejandro Valverde, a 3.45 invece la maglia rosa. Questo è il terzetto che ha fatto insieme tutta la discesa e tutta la salita verso Risul, con Rigoberto Urán, con Valverde, con Maika. La lavagna impietosamente, impietosamente in certi casi, dall'aggiornamento della situazione anche alla maglia rosa di Steven Kruijswijk. È una cavalcata fantastica, è una cavalcata che ci riproietta di nuovo, Silvio, nelle emozioni del Giro d'Italia 2013, in quelle del Tour de France 2014, nel segno sempre del campione nazionale italiano, del numero uno del nostro ciclismo, nel segno di Vincenzo Nibali. Quelle furono cavalcate trionfali. Quella di oggi è una cavalcata che viene dopo giornate difficili, dopo giornate complicatissime, dopo giornate in cui c'era addirittura il rischio che Vincenzo Nibali potesse lasciare la corsa. Ma il fatto di volerci essere, nonostante le botte e le sberle che ha preso in montagna, nonostante corresse come se fosse il padrone di questo giro, ha, a mio avviso, ancora maggior risalto, perché lì lo portarono al 2013-2014 alla conquista rispettivamente del Giro e del Tour. Qui invece un campione con la sua classe, con il suo temperamento, ha voluto reagire a giornate difficili e lo sta facendo da autentico fuoriclasse. È già entrato nell'ultimo chilometro Nibali. Allora andiamo ad Andrea De Luca per il suo vantaggio su Chavez. Andrea. Ai 1300 metri 40 secondi continua a guadagnare Vincenzo Nibali, ai 1300 40 secondi. Grazie Andrea, 40 secondi dunque il vantaggio di Vincenzo Nibali, che, ricordiamolo, dopo la conclusione di questa tappa sarà ospite di Alessandro De Stefano sul palco del processo alla tappa. Ormai è sua questa tappa alla Pina di Risul. Vincenzo Nibali, dopo le batoste, vere e proprie batoste che aveva dovuto subire nella cronoscalata dell'Alpe di Siusi, nella tappa dopo il giorno di riposo di Andola aveva parlato di umiliazioni. Cosa volete che vi dica? Aveva risposto ai giornalisti Nibali: queste per me sono tutte umiliazioni. Ma allora gli era stato chiesto: c'è anche la possibilità che tu possa ritirarti dal Giro d'Italia? Questa no, l'ultima umiliazione non la voglio vivere, quella del ritiro, perché sarebbe l'umiliazione massima. Un campione oggi anche nelle gambe, un campione ritrovato anche nella testa, Vincenzo Nibali, perché solo un campione, Silvio, al di là della condizione più o meno buona, solo un campione può reagire come ha fatto oggi Vincenzo. Questa è un'altra impresa da aggiungere alle tante che si è e ci ha regalato Vincenzo Nibali. Questa è un'altra impresa, perché viene al termine di un Giro d'Italia assolutamente negativo rispetto a quello che ci si attendeva e ci si aspettava. Vincenzo Nibali che rischia oggi di essere, al termine di questa tappa, con tutto ciò che è accaduto e che sta succedendo, registreremo naturalmente i ritardi e i vantaggi e i ritardi con cui i corridori arriveranno al traguardo, ma rischia veramente di rientrare in gioco anche per la vittoria finale, perché domani c'è una tappa ancora più dura di quella di oggi, con la fatica della tappa di oggi nelle gambe. E ormai è in vista del traguardo Vincenzo Nibali. Don Francesco non c'è più, ma siamo sicuri che adesso a Mastro Marco stanno suonando le campane per festeggiare, per celebrare questa nuova vittoria di Vincenzo Nibali. Comunque andrà a finire domenica a Torino il sigillo, un altro sigillo bellissimo, splendido.
splendido, emozionante e commovente. Lo ha lasciato anche in questo Giro d'Italia Vincenzo Nibali, che arriva da solo, da trionfatore sul traguardo di Risul. Si alza sui pedali per un ultimo scatto per andare a prendersi questa vittoria, di più, per andare a prendersi questo trionfo e la sua dedica. Sale proprio nel cielo. Bravo, bravo, bravo Vincenzo. Straordinario, risposta da campione, risposta da autentico fuori classe, ed è un campione tutto nostro, è un campione italiano che anche chi non lo ama, anche chi non lo annovera tra i suoi corridori preferiti, non può assolutamente non riconoscere veramente il livello, la superiorità, la capacità di reagire alle disgrazie. Questo è il ciclismo, signori, questo è lo sport più bello del mondo, il momento in cui sembri sconfitto, rialzi la testa e ritorni più grande di prima. Arriva in seconda posizione Michele Nieve, occhio al cronometro, da tenere sotto controllo il cronometro sulla sinistra in basso, perché potrebbe essere una classifica davvero completamente rivoluzionata quella di stasera. Sul traguardo con un ritardo di 50 secondi Esteban Chaves, che ne guadagna anche 4 di abbuono, poi arriva in quarta posizione con una smorfia, forse un sorriso, mi piace pensare che sia un sorriso quello di Conto, contento della sua prestazione, Diego Ulissi, perché oggi ha fatto una cosa quarto, ma pensa un po', Ulissi nella tappa dell'Agnello, l'arrivo in salita di Risul, arriva in quarta posizione. E questa immagine, questo primo piano di Vincenzo Nibali, io credo che si possa anche non commentare con le parole, è il pianto di Vincenzo, è il pianto di Vincenzo Nibali dopo il traguardo di Risul. Andiamo da Cristiano Piccinelli. Sì, sto inseguendo Chaves che sta arrivando, è arrivato anzi piangendo al traguardo finale, sta venendo confortato dal suo staff, adesso viene accompagnato nella zona sotto il palco, ma insomma era stremato davvero il corridore colombiano. Intanto al traguardo sta arrivando Alejandro Valverde con Maika e con Rigoberto Urán. Dunque sicuramente la prima notizia è che Nibali supera Valverde in classifica generale. E lo supera di una quarantina di secondi, fra l'altro. Un minuto e venti era il ritardo di Vincenzo Nibali, quarto da Leandro Valverde, terzo, 2 minuti e 11, Maika, Valverde e Duran, ci sono gli abbuoni, quindi 2 minuti e 21 e seguiamo. Io ora mi aspetto una cosa, che ci sia dal tanto pubblico che è qui al traguardo di Risul un applauso quando arriva la maglia rosa, perché sì, la maglia rosa oggi si merita un riconoscimento importante da parte del popolo del ciclismo, perché ha lottato contro la sfortuna, ha lottato solo, completamente solo, dalla discesa del Colle dell'Agnello fin qui sul traguardo di Risul. Allora ricordiamo che Esteban Chaves aveva stamani la partenza da Pinerolo, arriva intanto Nicolas Roach, aveva un ritardo di 3 minuti da Steven Kruijswijk, dunque 3:50 deve essere il tempo limite di arrivare per Steven Kruijswijk per mantenere la maglia rosa. Andiamo ad Antonello Orlando. Sì, allora siamo con Beppe Martinelli. Beppe Martinelli, una vittoria importantissima, ci voleva, adesso che cosa può succedere? Ma adesso mi voglio godere questa vittoria, dopo domani vediamo. Oggi io credo che Vincenzo abbia dimostrato di essere un campione, abbiamo detto di correre con le gambe e oggi abbiamo corso veramente con le gambe, anche se abbiamo dovuto rinunciare forse alla vittoria di Scarponi, però io credo che valga in questo momento, Nibali aveva bisogno di fare qualcosa di importante e l'abbiamo fatto. A voi la linea. Grazie, grazie Antonello, grazie anche a Beppe Martinelli. Sono ancora 400 metri e sono tantissimi per arrivare al traguardo per Steven Kruijswijk, che perde adesso la maglia rosa. Dunque è colombiano il nuovo leader della classifica generale al Giro d'Italia, è Esteban Chaves, ma davvero siamo in Francia e allora diciamolo alla francese, Silvio, per Steven Kruijswijk. Ancora non abbiamo capito come si pronuncia il suo nome, proprio per Mister K oggi, chapeau, perché è stato davvero un grandissimo. E sai cosa ti dico? Domani proverà a ritornare, a riprendersi questa maglia rosa, perché oggi ha lottato come un leone, come deve lottare un campione. Oh, guarda il cronometro, Nibali torna in corsa e Nibali torna in corsa anche per la classifica generale.
Era 4.43 il suo distacco stamani da Steven Kreuzweg. È già dietro Kreuzweg rispetto a Nibali, perché ci sono anche gli abbuoni, ci sono anche i 10 secondi di abbuono. Dunque Steven Kreuzweg che scivola in classifica generale, arriva adesso al traguardo, e dunque la nuova classifica generale con Esteban Chaves che è in prima posizione, secondo Vincenzo Nibali a 44 secondi. Ha sferato i 5 minuti in ritardo di Steven Kreuzweg, che adesso è terzo a 1.05. Classifica ribaltata, rivoluzionata, fatta esplodere nella tappa di Risulla da Vincenzo Nibali. Questa è la nuova classifica generale quando manca l'ultimo tappone alpino. Esteban Chaves in maglia rosa, Nibali secondo a 44 secondi, Kreuzweg terzo a 1.05, Valverde quarto a 1.48. Emozioni fantastiche quelle che abbiamo vissuto per il traguardo di Risulla. Chiediamo ad Alessandro Fabretti di tenere ancora la linea per pochi secondi, perché Silvio, merita di essere seguito anche l'arrivo di Michele Scarponi, che è stato fondamentale oggi nel successo di Vincenzo Nibali. Ancora una volta abbiamo avuto la possibilità di testimoniare, di commentare, di raccontare lo spessore di un serio, grandissimo professionista come Michele Scarponi, che giunge al traguardo in questo momento. Poco ancora, qualche metro ancora per lui, oggi è stato fondamentale. Credo che la stessa felicità, la stessa commozione che ha provato Vincenzo Nibali nel tagliare il traguardo sia la stessa commozione che sta provando Michele Scarponi, che è stato fondamentale in questa giornata epica per l'Astana e per il ciclismo italiano. E lo diciamo tante volte, le tappe non vanno interpretate, il valore dei corridori non va interpretato solo e soltanto in base a un ordine di arrivo, forse anche grazie a un abbraccio, a una pacca sulla spalla, a un sorriso, a una battuta di Michele Scarponi, e questo lui è in assoluto il numero uno, forse anche grazie a questo nei giorni scorsi Vincenzo Nibali non è andato ad Averino. È riuscito probabilmente ad aiutarlo a sostenere una situazione imprevedibile e che ora lo rivede come d'incanto ritornare protagonista. Ordine di arrivo, ma vi abbiamo detto anche la nuova classifica generale con Chaves in rosa, Nibali secondo a 44 secondi, Kreuzweg a 1.05, Alessandra De Stefano, con grandissimo piacere la linea passa a te adesso per il processo alla tappa, un super processo alla tappa che vedrà ospite anche Vincenzo Nibali. Andiamo. Sul palco abbiamo seguito. Straordinario con i nostri ospiti, con Vincenzo Nibali, per raccontare questo giro che cambia, meraviglioso. Ci vediamo tra pochissimo. Goodness gracious me, what a mamma mia, che cosa è successo? Vincenzo, la gioia del podio, una rivincita verso le nostre critiche.